Buonasera, buonasera a tutti cari ragazzi, benvenuti. Siamo, come al solito, con il buon Matteo Agostini per raccontarvi le tanto attese semifinali, i playoff di questa PTC. Agostinello, come stai? Buonasera, buonasera a te amico mio, buonasera a tutti ovviamente, i ragazzoni in chat, tutto bene, te come stai? Sono pronto per godermi insieme, insomma, questi match che ormai ci diranno chi accederà alla fase finale di questa competizione che sta per volgere al termine, ma ancora ci deve dire qualcosa di importante. Eh sì, perché ovviamente siamo rimasti noi più le quattro squadre che hanno raggiunto le prestigiose prime quattro posizioni della classifica, ossia Blasters, Cannons, Travelers e Spoons. E adesso, appunto, parte il tabellone tennistico. Blasters contro Cannons, Travelers contro Spoons. Dopodiché le vincenti si affronteranno nella finale che già avremo settimana prossima. Dopodiché, appunto, sarà gloria eterna per chi si porterà a casa la prima edizione della Pokémon Team Championship. Oggi ben 5 match, caro Matteo. L'idea è quella di andare a gran velocità, passando da un match all'altro senza le nostre tediose chiacchiere che ci contraddistinguono, ma prima di cominciare ti vorrei far parlare un attimino di questa classifica, perché adesso possiamo finalmente parlare di una classifica consolidata e finale, per l'appunto, perché la regular season è finita e possiamo, quello sì, prenderci un minuto per trarre le conclusioni, se sei d'accordo. Assolutamente, assolutamente. Insomma, quindi andiamo a goderci quello che è stato il cammino di tutte le squadre che hanno partecipato a questa competizione, un cammino importante per ognuna di esse, chi in positivo, chi in negativo. Chiaramente ci doveva essere per forza qualcuno che chiudesse, certo, in positivo e chi in negativo. Come vediamo dalla classifica, Blasters e Travelers hanno fatto veramente un cammino pazzesco, e dire pazzesco è dir poco, perché comunque vincere 6 match su 7 disponibili vuol dire che è una grossa dimostrazione di forza. Non a caso primo e seconda posizione per Blasters e Travelers rispettivamente, gran bel cammino, seguiti da degli Spoons che erano partiti veramente molto molto bene e poi hanno avuto giusto un paio di week, appunto, che in cui hanno faticato di più, però comunque 5 punti anche per loro, terza posizione direi più che meritata. Successivamente quarta, quinta, sesta posizione, praticamente, come abbiamo detto settimana scorsa, è stata veramente sul filo del rasoio per Cannons, Meteors e Dragons. Eh sì. I quali però sia Meteors che Dragons non sono riusciti a portarsi a casa la vittoria in, diciamo, in tutto questo, in tutta questa girandola di emozioni per il quarto posto, che appunto se l'è aggiudicato, se lo sono aggiudicati i Cannons, quindi 4 punti per loro che gli valgono il quarto posto e quindi l'ingresso appunto alle fasi finali del torneo. Successivamente, Meteors Dragons, come ho detto, purtroppo 3 punti, 3 vittorie su 4, 3 vittorie, scusatemi, su 7 e quindi 4 sconfitte. Sai, siamo uno, si potrebbe dire, la classica medaglia di legno, no? Sì, non sì. Tanto al quarto posto quanto al quinto e al sesto, che si ritrovano un po' a 3 punti vicini, ma non abbastanza per entrare in top. Trains a un punto, Trains, ecco, mi sbilancio un po' e cerco di essere meno professionale possibile, mi sbilancio un po' sui Trains, perché secondo me Trains è abbastanza disastrosa la situazione, perché dalla squadra che aveva fatto Capitan Piscitelli, da insomma il team che ne è uscito, mi aspettavo molto di più, parere personale, parere puramente personale. Mi aspettavo molto di più, mi aspettavo dei Trains più reattivi, più caparbi, insomma una vittoria su 7 week, non so se sei d'accordo con me, ma sì, secondo me è molto molto stretto come risultato. Sono d'accordo con te, così come sono super d'accordo con te nel dire che ovviamente in una competizione dove non è previsto il pareggio e dove appunto il mort tua vita mea regna, certo, sovrano,
Chiaramente ci sarà stato comunque qualcuno, no? Ci doveva essere qualcuno che avrebbe potuto fare da padrone, allo stesso tempo qualcuno che potrebbe aver racimolato meno di quello che potesse meritare, come nel nostro caso Trains e i Guardians. Singolare davvero la posizione dei Guardians, che insomma a zero punti addirittura non sono riusciti a vincere neanche una week, per va detto notevoli episodi di sfortuna cosmica, ma forse un'alchimia di squadra che magari non ha funzionato. Queste sono cose che noi non possiamo sapere come commentatori. Mentre continuando il tuo ragionamento sui Trains, sì, assolutamente, non posso altro che darti ragione. Era una squadra, è una squadra costruita bene, che mi aspettavo potesse, non ti dico arrivare sicuramente fra le prime quattro, perché non si può mai dire, no? E anche perché poi chi avresti tolto da questa top 4? No, cioè, no, no, ma certo, certo. Però vederli a uno, sì, sono d'accordo con te, è un qualcosina che indubbiamente, insomma, mi fa un po' strano, ecco. No, ma infatti quello per cui, insomma, di cui parlavamo è abbastanza importante, perché nel senso all'interno comunque della squadra di Capitan Piscitelli abbiamo visto giocatori comunque d'esperienza, giocatori che sanno il fatto loro. Concordo sul discorso che chiaramente qualcuno si doveva tra virgolette far da parte, però ecco, non mi aspettavo quantomeno che chiudessero proprio con una sola vittoria su sette week, ecco. No, chissà no. Che cosa non è funzionato all'interno della loro squadra, ma comunque io direi di andare a vederci la classifica eventualmente poi anche dell'MVP, anche perché qua ci sono, e scusami se prendo un attimo in mano la situazione sull'MVP. Vai tranquillo. Ma sono contentissimo che se la sia aggiudicata Roberto Ceglia con un tondo, rotondo 7-0. Un amico, un gran giocatore e poi, insomma, ha trainato praticamente insieme al buon Francesco Piopero, che comunque ha chiuso 5-2, ha trainato questi cucchiai, spons, i Carrers fino alla fine. Eh sì, no, del resto, allora, 7-0 su 7 partite è ovviamente 100%, gran competizione è stata fatta anche dal buon Daniele Spuntarelli, che insomma, citando i Simpson, ricorderete di lui per l'apparizione al primo posto al Battle Dome, quindi un giocatore che noi conosciamo bene su questo canale. Assolutamente, Spunta anche, grande Davide, giocatore. Davide Miraglia 6-1, Marzio Bona 6-1, insomma, io l'avrei voluti fare tutti MVP, però essendo difficile mettere anche, no, nero su bianco sul regolamento criteri non trascrivibili, chiaramente un giocatore come Roberto Ceglia che fa 7-0 è il nostro MVP, è l'MVP che ci meritiamo. Roberto è peraltro una persona squisita, e quindi mi permetto di dire che quando anche le persone squisite eccellono ed hanno le loro soddisfazioni, io non posso altro che essere contento. Questa testimonianza comunque, guarda quanto viola e quanto giallo c'è, che comunque anche quanto azzurrino Davide Miraglia e Leonardo Bonanomi, insomma solo loro sono un aggregate di 11-2, che comunque le singolarità, sembra quasi scontato, ma alle volte non è così, hanno trainato. Perché, per esempio, abbiamo invece un Aniello Giuliano 4-2 fra i migliori 8 giocatori del torneo, che però fa parte di una franchigia, quella dei Trains, che è arrivata in penultima posizione, no? Quindi, in questo caso, Spoons, Travelers e Blasters sono stati trainati un po' dai loro Olli e Benji, che ritroviamo rispettivamente nelle coppiette, nelle persone di Roberto Ceglia Pero, Miraglia Bonanomi e Spuntarelli Alario, che insomma hanno fatto veramente, veramente, veramente bene. Però se c'è, diciamo, coerenza con, come dicevi te in precedenza, un po' con i colori, no? Un po' con questo giallo, con questo azzurrino, con il viola degli Spoons, insomma c'è tanta... diciamo coerenza a livello di colori, abbiamo visto anche i Meteors, l'arancio dei Meteors, i due Meteors, esatto. Comunque, quindi, e li ritroviamo poi in una situazione di classifica obiettivamente molto simile, quantomeno la squadra che aveva meno punti in quell'occasione erano ben 3. Dall'altra parte invece questo grigio dei Trains vedeva nella figura di Aniello Giuliano l'ottava posizione con 4-2 nella classifica MVP.
ma anche dei Trains che comunque sono rimasti a 1. Quindi questo potrebbe essere un dato importante all'interno, diciamo, della squadra dei Trains stessa, perché c'è stato comunque un player che ha cercato quantomeno di portare avanti la situazione, e poi forse un contorno, un qualcosa che noi non sappiamo e magari non ha funzionato, un po' per sfortuna, un po' per magari giocate, ripetiamo, che potevano essere fatte in un modo piuttosto che in un altro, si sono ritrovate alla fine a vincere una sola week su 7 con però un player all'interno della top 10 degli MVP, quindi ottavo su 40 giocatori come punteggio. Quindi un dato a confronto, secondo me, che può darci un attimino l'idea di come è andata di come si è andato poi il cammino dei Trains. Un po' come spesso succede anche alle volte in Serie A, laddove appunto magari il capocannoniere della competizione è colui che gioca in una squadra che retrocede, no? Esatto. Ci sono stati casi del genere, perché la coralità comunque è quella che fa da padrona in competizioni di squadra. E prima poi di fiondarci nella team preview del primo match importantissimo per le semifinali fra Blasters e Cannons, fra Simone Casini e Lorenzo Lax, non abbiamo visto invece molto rosso, molto Cannons nella classifica MVP, perché comunque i Cannons sono arrivati quarti, ma sono stati un po' una cooperativa. Hanno magari tutti portato il loro mattoncino, senza nessuno che abbia eccelso tale da poter essere fra i migliori 8 della competizione, ma comunque hanno fatto top cut, hanno fatto playoff, sono arrivati quarti e adesso si giocano contro i Blasters una bella fetta di torneo, no? Vedi alle volte come... Assolutamente no, motivo per cui appunto dicevamo che questo rende comunque l'idea, no? Di questi Cannons che alla fine in gruppo hanno cooperato per raggiungere la semifinale fino a questo momento, e dei Trains quantomeno qui che abbiamo visto comunque Giuliano far bene, e poi magari è mancato qualche cosa da altri players, nel resto diciamo c'è abbastanza coerenza, motivo per cui si rispecchia anche la situazione in classifica poi dei Blasters, degli Spoons, dei Travelers, dei Meteors, dei Dragon stessi, perché comunque avevano anche Mostallino sul 4-2. Quindi insomma ci dà un quadro ben preciso, non solo diciamo la classifica finale, ma proprio la classifica MVP si rispecchia appunto nella classifica finale, come giustamente da copione, con questi Trains nella figura di Anello Giuliano che sono un po' l'oggetto misterioso, diciamo, di questa competizione, un oggetto misterioso di questa competizione che ormai però per loro purtroppo si è già conclusa. Assolutamente. Caro Matteo, se sei d'accordo, io mi butterei, getterei tutto il nostro gentil pubblico in team preview di assolutamente Lorenzo Lax versus Simone Casini, team preview già cominciata, che noi appunto, per non troncare il tuo comunque giustissimo ragionamento, ci godiamo negli ultimi 20 secondi con due team veramente molto fichi e belli, che comunque vedremo per altri due game, che insomma molto sì, importante, qui si comincia, caro Matteo, a respirare della tensione nell'aria. Questi sono match importantissimi, anche perché ogni match qua vale l'ingresso alla fase finale, cioè alla finale, non alla fase finale, alla finale, e dall'altra parte no. Quindi chiaramente ogni singolo game ha una vitale importanza sia per il player, diciamo, a livello individuale, ma soprattutto per tutta l'intera squadra. Quindi qua è importante dare il massimo. Vedremo se la spunterà Lollo Lax dei Cannons o Simone Casini dei Blasters. Vediamo subito questo turno 1 nelle lead di Talonflame Lapras, Urshifu, Incineroar invece per Lollo Lax. Caro Matteo, ma questo è un Urshifu Water, è uno di quelli che si doveva vedere di più ma si sta vedendo di meno, e qui adesso lo vediamo, mi sembra forse per la prima volta, o se non sbaglio, seconda volta durante gli streaming della PTC. Fatto sta che qua potrebbe non essere male contro Lapras Talonflame, perché insomma, qualora dovesse essere dotato di Sash, potrebbe voler dire fare abbastanza bene. Sì, qua è sicuramente lo spot di Lollo, era votato a questa lead, a mio avviso, a Talonflame Lapras, perché Incineroar dotato di Fake Out, Urshifu, se sashato, è dotato chiaramente di fare dei danni veramente impressionanti, lo sappiamo, quindi
Vediamo, stiamo a vedere. La Dynamax qua turno 1, meglio la Gigamax di Lapras, abbastanza scontata e chiamata. Arriva un fake out altrettanto scontato e chiamato. Vediamo se arriva il Surging Strikes. O arriva un close combat su Lapras. Invece arriva proprio il Surging. Questo è per impedire chiaramente all'avversario di poter fare speed control, togliendo subito Talonflame di giro. Costerà probabilmente questa scelta una contro kill, immagino, ossia un magari Geyser su Incineroar, stiamo a vedere. No, arriva una Resonance su Urshifu, quindi Simone Casini decide, piuttosto che tirare giù subito Incineroar, magari andare a mettere un Aurora Veil. Sì, un Aurora Veil importante, però è anche vero d'altresì che ha perso la sua forma di speed control, quindi... Eh sì, è abbastanza adesso un po' in balia, no? Del... Urshifu qua comunque fa molto molto male in ogni caso a quell'Apras, vero, c'è un Aurora Veil, ma entra anche Urshifu dalla parte di Simone, attenzione allora. Allora, io non li so riconoscere ancora. Ma guarda, siamo sulla stessa barca. Ok, no, perché bisogna capire bene la zampetta, il ginocchio, se è abbastanza piegato o meno. Mi sembra di vedere però quello di Simone Casini sia un Urshifu buio. Sì, assolutamente, penso sia un Dark. Nel frattempo che switchback di Lollo, mettendo Clef nella slot di Incineroar. Per incassare un determinato close combat, che però invece arriva, forse vincendo, immagino anche una speed tie, nella slot dell'Urshifu, preso invece alla Water Tower da parte di Lorenzo Lux. Quindi ci riportiamo 3-3 con un Aurora Veil ed un Geyser, che adesso sì, arriva nella slot di Incineroar, occupata adesso da Clefairy, che comunque prende veramente uno sbatonchio, perché prende un quasi 70% di danno. E si piazza una Rain oltre che l'Aurora Veil. Simone non è piazzato male, visto e considerato però ancora che c'è un Rillaboom però che deve Dynamaxare. Attenzione, esatto. E un Rillaboom che noi vediamo non essere il classico, tra virgolette, Rillaboom Assault Vest un po' più conservativo, ma è invece un pro de Rillaboom con il Miracle Seed, ossia con l'oggetto che va ad aumentare le mosse erba del 20%. Insomma, con G-Max Drum Solo probabilmente potrebbe essere in grado di fare veramente, veramente molto male. Ti dirò, Helping Hand più Drum Solo potrebbe addirittura tirare giù Lapras, nonostante l'Aurora Veil, considerato Grassy Terra remix di Seed. Sì, lo tira giù assolutamente. Però abbiamo visto che il target di questo Drum Solo sarà Urshifu e non Lapras, che switch, attenzione! Ed entra Marowak. Dentro Marowak. Buona questa chiamata da parte di Simone, vedremo molto se ci sarà la Max Guard o meno. Se non dovesse esserci la Max Guard, gran turno di Simone. Però, ora, qua, non rischiare la Max Guard con l'Apras sarebbe un bel rischio comunque da parte di Simone. Sì, Matteo, alle volte la linea di confine fra la grande predict e l'errore da matita rossa è veramente sottile. Qui infatti arriva la Max Guard. E ad allora, con il seno di poi, possiamo parlare di Predict di Lorenzo Lux, no? Vedi, alle volte VGC come è un po' sì, menzionero. Esatto, è come hai detto te, la linea è molto, molto sottile tra le due parti. Nel frattempo che Marowak intanto si è incassato un drum solo che non è due hit KO, o comunque siamo lì con il roll, ma con questo recovery di Grassy Terrain sicuramente non sarà due hit KO. E questo fa sì che il primo turno di Gigamax di Rillaboom se ne sia andato con un drum solo su un Marowak. Attenzione, la partita è ancora aperta. Vero è che adesso però Rillaboom la kill la può fare probabilmente. O a destra o da sinistra. Probabilmente sparerà una Gigamax sull'Apras più Follow Me per coprire la giocata di un eventuale Flare Blitz. Che comunque anche sotto Rain tirato da Marowak su comunque anche proprio un Gigamax è un gran bel danno. E invece va di Protect. Arriva la Protect che comunque può Ally Switch. Oddio, Ally Switch di Marowak Alola. Ammetto che da Simone non me l'aspettavo. Ma ammetto che io ho un odio profondo verso questa mossa, quindi... Hydro Pump che va su Clefairy. Ok, buono qua il turno di Lollo, in ogni caso non avrebbe rischiato niente, però insomma. E questo Ally Switch su Marowak, tra l'altro. Non me lo sarei mai aspettato.
No, non nemmeno io, cioè, nel senso, a me, io ripeto, poi impressione personale, a me è proprio un odio profondo per questa mossa, però... Ma guarda, siamo in due, io... Proprio odio profondo. Avessi il divin potere di poter con un colpo di spugna fare due, tre modifiche al Circus, la prima probabilmente sarebbe proprio sì. cancellare Ally Switch. Dobbiamo però purtroppo, e qui purtroppo ce lo metto, per l'amor del cielo, Guardala, cioè, capito? Sì, ma sono pienamente d'accordo con te, però dobbiamo, insomma, prenderne atto, tra virgolette, perché sennò l'alternativa è andare a giocare con Call of Duty. No, certo. Però, che non è male, eh? Sai, quando comunque c'è tanto, magari tanta la community cerca un po'... E qui però viene letto. Ma capito, cioè, qui si sta parlando comunque di un puro 50-50, perché comunque in ogni caso sei sempre a dover leggere questa mossa qua, tra l'altro due turni fila. E qui... è stato letto benissimo da Lorenzo Lax, e per quanto sia fetente, perché secondo me il termine giusto è fetente, alla Switch, quando l'avversario lo va a cogliere, per definizione significa che tu non hai attaccato. Il che, secondo me, non riequilibra la meccanica, eh? Non sto dicendo questo. Però è una, come possiamo dire, una piccola consolazione? Sì, quello assolutamente. Chiaro è che, ragazzi, il turno precedente sarebbe stato differente, sarebbe prendere potuto, la kill su Marowak o su Lapras, eh? Sì, avrebbe fatto tutta la differenza del mondo. Però paradossalmente, forse adesso Casini sarebbe stato in una situazione migliore se avesse fatto Flare Blitz. Capisci? Però non credo bastasse comunque. No, siamo sotto Rain, però quantomeno adesso sarebbe stata più aperta. Adesso la partita onestamente non è molto aperta, anche perché Wicked Blow viene retta da questo Clefairy, e quindi Lorenzo Lax con il suo Rillaboom può abbastanza gestire le cose. Inoltre, non mi vorrei sbagliare, la memoria mi tradisce, ma c'è sempre un Incineroar dietro da parte di Lorenzo Lax. Sì, ragion per cui dicevo appunto che quell'Ally Switch, se avesse preso Marowak, se quel Drum Solo avesse preso Marowak non Ally Switchando, Lapras sarebbe rimasto in vita e avrebbe potuto eventualmente prendere la kill su Clef e poi ritrovarsi in una situazione di 2 contro 2, vale a dire Rillaboom Incineroar contro Lapras e Urshifu, che se dotato di Sesh, quello di Simone, quindi bastava una doppia certo, Protect per poi capito, cambiare la situazione e cercare di giocarsela veramente sul filo del rasoio. Guarda che roba. Sì. Beh, qui in questo caso per Lax ormai targettare con una mossa erba Marowak è facile, perché è una giocata da win-win, perché se fa Ally Switch prende Urshifu e Marowak ha già attaccato, se non fa Ally Switch comunque si prende Marowak, si prende Urshifu, quindi qui ormai, secondo me, come si suol dire dalle nostre parti, è cotto il riso. Sì, assolutamente, no, qua non c'è storia. D'accordo con te che prima sì, assolutamente, sarebbe potuto essere una cosa più segnante della partita. Io, Matteo, non voglio già cantare il De Profundis di Simone Casini in questo primo game, poi per l'amor del cielo c'è una best of 3, però insomma, la partita sembra abbastanza orientata dalle sponde di Lorenzo Lax, penso tu possa essere d'accordo con me. Ti voglio invitare quindi in una riflessione per preparare già l'eventuale game 2. Tiri fuori una tech come quella di Ally Switch su Marowak, che non è molto comune, perché non stiamo parlando di Ally Switch su Duskorps, dove bene o male te la puoi quasi aspettare. Qui è stata veramente personalmente inaspettata. E perdi il game. Sì. Mentalmente, come l'affronti? Allora, mentalmente, secondo me, devo essere sincero, Simone comunque sa di non averla giocata bene. Cioè, o meglio, ha giocato bene, secondo me, i primi 2-3 turni. E poi si è un po' perso in questa sorta di continuo Ally Switch per cercare di... Non so, non mi è piaciuta molto, e sono un grande amico ed estimatore di come certo, gioca Simone, quindi lo sai bene e lo sanno bene tutti, però è anche vero che secondo me qua Simone ha veramente giocato un po' male, da quello che so comunque si è a sua, tra virgolette, discolpa, è stato male prima del match, quindi questo mi ha confermato e confessato che stava male prima di questo match, quindi non l'ha giocato al meglio. Una volta che l'ha finito, insomma, mi ha scritto: guarda Matte, ho finito ora, ma questo game 1 non l'ho giocato al meglio, perché comunque non stavo stavo poco bene. Però questa non è un attenuante, sappiamo tutti chiaramente che chi più chi meno può avere problemi
eventualmente o non sentirsi in forma un giorno o insomma aver tante diciamo modalità psicofisiche differenti tra di loro, qua secondo me Simone ha pagato tanto perché Lollo ha fatto la partita che doveva fare. Secondo me è partito bene, ha fatto una giocata giusta, quella sulla di Drum solo su nella slot di Marowak, però diciamo niente di spettacolarmente incredibile. Un game corretto quello di Lollo. Simone qua secondo me proprio dopo i primi 2-3 turni ha un po' perso il senso di quello che doveva fare in questo game, oltre al fatto che ha rivelato una light switch su Marowak che per Lollo diventa fondamentale. Figurati se questa light switch fosse arrivato in game 3, staremmo staremmo parlando di tutt'altro. E poi voglio aggiungere, ha perso T1, secondo me un Pokémon abbastanza chiave del matchup, ossia Talonflame, che non solo gli avrebbe potuto permettere di andare a fare speed control, ma anche direi usufruire di una certa Brave Bird, di una certa stabbanza contro Rillaboom, che poi è stato alla fine il Pokémon che ha abbastanza spaccato la partita in due. Ma stiamo a vedere. Molto interessante comunque il team di Lorenzo Lax, con sia Pizzeta, Urshifu Water, Corviknight. Insomma, è bellino questo team. Sì, è molto carino, ci sta, è un team chiaramente qua in questa Series 5, personalmente non so se sei d'accordo con me, ma personalmente la sto apprezzando molto di più rispetto alla Series 4, veramente senza paragone per me, e devo dire che stanno uscendo comunque tanti team differenti nelle loro composizioni, chiaramente con delle core centralizzanti, ma differenti nelle loro composizioni, i quali appunto poi danno espressione di building differenti, espressioni di playstyle differenti, e qua ne abbiamo la riprova comunque, seppur con core simili se vogliamo, ma differenza proprio sia nel playstyle che nella parte di concezione di building. Sono d'accordo con te. Qua Simone ripropone la lead, Lax invece cambia e, utilizzando un po' come una macchina del tempo il match precedente, si porta avanti parcheggiando già Clefairy Rillaboom, che secondo me a questo giro non andranno molto per il sottile contro questo Lapras, perché a parte Talonflame e ok Marowak, che comunque non è, possiamo dire, un Pokémon difensivo, non ha molti recipienti per la tipologia erba se sparata con cattiveria con questo Rillaboom, e Lorenzo Lax sembra averlo capito. Esatto, stiamo a vedere qui, come detto, hai fatto un'analisi correttissima, infatti Simone switcha Lapras fin da subito e piazza il suo Rillaboom, quindi cambia la scelta dei quattro Pokémon portati finora, e c'è subito una Dynamax turno 1, attenzione. Dynamax turno 1, immagino, di Rillaboom. Sì, questa è una Dynamax di Rillaboom. E Dynamax, o meglio Gigamax, subito turno 1 da parte di Lollo, e allora stiamo a vedere e godiamoci insieme questo turno 1, che già da qui potrebbe diventare fondamentale con un Helping Hand, guarda che roba! Mamma che pigna! Anche perché di là si va di Brave Bird, che è un bel danno, ma non è neanche 2 hit KO. Che pigna arriva adesso su questo Rillaboom? Se è stato fa male. Questa secondo me potrebbe essere kill. Mamma mia! Infatti ci si avvicina molto. Mamma mia! Essere colpiti da una mossa stab da 160 con Helping Hand, il campo, il Grassy Seed e il Miracle Seed contro un Pokémon che la incassa come non molto efficace e fare 90%. Incredibile, veramente perché... un bel danno. Eh sì, perché diventa 160 più Helping Hand diventa 240 per 1,3, per 1,2, più per 1,5 di stab. Quindi sì. Ragazzi a casa, aritmetica, divertitevi. Insomma, è una bella pigna, non c'è niente da dire. Clefairy lascia il posto, non va di Follow Me, e va di giustamente una prepotenza. Secondo me Lollo ha visto che prende tutto sommato poco dal Brave Bird, e allora, andando ad intimidire, sta anche tranquillo, no? Sì, un Brave Bird tra l'altro che prende veramente poco comunque, non ha preso moltissimo. Arriva intanto la Max Strike di Rillaboom, ottima questa a fare speed control, levando questa... Talonflame e portando Rillaboom a meno 1 in speed. Questa ottima. È super intelligente, questa è super intelligente perché si sfrutta, pensate voi, la Max Strike costruita su Fake Out.
E qui Woodhammer non basta, o sì, basta, 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 nonostante il meno uno, basta. E qua però, attenzione, perché Casini ha preso una kill e mezzo, però può dynamaxare. Può ancora dynamaxare, infatti la partita è ancora aperta. È anche vero che, come dicevamo prima, Simone ha perso comunque nuovamente la sua forma di speed control, vale a dire Talonflame. Che, se mi posso permettere, tra l'altro nel game precedente avrebbe potuto puttare Marowak nella slot di Talonflame turno 1, farselo saccare e rientrare di Talonflame a quel punto. Esempio, ma qua, sì. Questo è un esempio, è molto, molto sì, veloce, sì, è vero. Ma qua invece gli interpreti sono cambiati, la Dynamax di Simone è ancora disponibile, la Dynamax di Lollo è già stata sfruttata ed utilizzata, comunque direi in modo ottimale, perché ha preso una kill e tre quarti praticamente. E qua c'è un repositioning di fronte ad un Urshifu e ad un Incineroar con un Urshifu che entra dalla parte di Simone. Stiamo a vedere allora. Qui arriva una Dynamax di Lapras, o meglio Gigamax. Io mi immagino un Geyser su Incineroar. Sì, Incineroar, potrebbe arrivare il Geyser su Incineroar e a quel punto si va in una situazione in cui comunque il match è ancora aperto, perché entrerà Clefairy probabilmente e poi insomma se la giocano contro Urshifu. Ma stiamo a vedere cosa ha deciso di fare, perché arriva il fake out intanto nella slot di Urshifu che eventualmente spacca un sash importantissimo, Close combat che va questo, a droppare. Questo è un danno veramente enorme su Lapras, che ci... racconta probabilmente di non essere molto investito. Geyser su Inzi, Life Orb, kill. Qui, caro Matteo, conterà molto la spittai fra gli Urshifu, una volta che scopriremo se effettivamente sono in spittai. Ma c'è un clef comunque. C'è quindi... un clef, è vero. È vero. C'è il redirection. Però clef... Lollo è comunque messo bene, LOL è messo bene, però Clef viene giù dal Geyser, perché abbiamo visto prendere prima un 70% senza Rain, quindi sotto Rain è un KO. Però sai, follow me più close combat nella slot di Lapras, Lapras non ha messo Resonance e quindi viene giù. Sì. Potrebbe fare follow me close combat, perderebbe la Dynamax e Urshifu Dark, Clefairy gli fa 40 HP, 50 HP se va bene. Però potrebbe fare Max Guard Rilla, esatto. Perché alla fine conviene, esatto, forse attaccare Urshifu, domanda. Sì, sì, assolutamente. È abbastanza tricky comunque come turno. Sai, fare... attaccare Urshifu vorrebbe dire comunque poi fare entrare Rillaboom in ogni caso, turno dopo. Sì, è abbastanza importante. Qua arriva la Max Guard e non lo pesca ancora una volta. Effettivamente la Max Guard, però mi permetto una giocata un po' a metà. Cioè la Max Guard ha senso se fai switching di Rillaboom, non so se mi spiego. Sì, per poi ritrovarti nella situazione successiva dopo, dici? Nello stesso modo? Perché comunque Sì. Qua Close Combat arriva nella slot di Urshifu, se non sbaglio, se abbiamo visto fare. Quindi sì. Lollo ha ripreso comunque la possibilità di attaccare. E bene, tra l'altro, perché chiaramente tira giù Urshifu di Simone. E ora ci troviamo nella posizione, nella situazione in cui entrerà Rillaboom per il fake out su Clefairy e l'attacco su Urshifu. Che però Urshifu è più veloce, quindi lo Scombat potrebbe bastare. Anche se c'è da dire che c'è un Grassy Glide che però è coperto comunque dal Follow Me. Quindi Lollo... Secondo me Lollo messo adesso bene. È un da buon giocatore di scacchi, è abbastanza in una... botte di ferro, perché qui con una doppia protect si va a concludere la partita, abbastanza doppia mandata. Sì, sì. Attenzione ad Urshifu, che è vero buca le protect, però insomma rischia, per l'amor del cielo, rischia un Geyser a meno 2 comunque sotto protect, però insomma Geyser meno 2 crit, questo rischia, perché sì, se però, no non... a parte questo, facendo tenta addirittura invece la Max Guard. Okay. Forse allora non è arrivato fake out. No, sarà arrivato Grassy Glide molto probabilmente, infatti. Così è. E adesso a Lorenzo basta fare follow me. Sì, sì, adesso è chiusa. Close combat, o meglio Wicked Blow intanto magari nella slot di Rillaboom, e poi successivamente con un Lapras tornato piccolo e quindi bucabile, passami il termine, di Close sì, Combat, sì. Andare di stab lotta su di esso e concludere la partita. Questo per dire che questo secondo game giocato in maniera egregia secondo me da Lollo Lax, ma comunque Simone non l'ha giocato male fino al punto dove avrebbe potuto decidere
o per il bianco o per il nero, ossia non proteggo Lapras, oppure proteggo Lapras e butto dentro Rillamum, no? Il turno che stavamo commentando prima, sì, quello sì, che abbiamo definito un po' tricky, ed invece ho optato per il grigio, ossia proteggo Lapras ma non switcho dentro Rillamum, trovandosi poi in una situazione di bad repositioning, no? Sì, più che altro, come abbiamo detto in precedenza, nel frattempo arriva un Blind Blizzard doppio hit, però non basta. Deve provarci, però, occhio ai freeze, però sì, non arrivano. Qua vabbè, situazione finita, chiaramente uscivo attacca prima, quindi c'è niente, nessun discorso da fare. Qua, sì, come abbiamo detto in precedenza, Simone, a mio avviso, ha giocato bene i primi 2-3 turni. Secondo me è un po' in fotocopia del game 2, vale a dire, ha giocato bene i primi game, primi 2-3 turni in cui sembrava comunque essere assolutamente in partita, e poi si è andato un po' a perdere, un po' chiaramente per demerito suo e poi chiaramente ovviamente per merito di Lollo Lux, che comunque ha giocato due game puliti, due game precisi, senza sbavature, senza errori particolari, quindi bravo Lollo, ha giocato bene, ha vinto questo match che fa sicuramente comodissimo ai Cannons. Un Simone Casini che secondo me si tira le orecchie da solo e lo sa bene, perché sa che il suo potenziale è molto maggiore di questo. Ad onor del vero, c'è da dire, ok, fisicamente non stava al meglio, però è anche vero che da lui ci si aspetta sempre qualcosa di più. Lollo invece ha fatto un gran bel match, quindi due game in fotocopia, se vogliamo, un game 1, 2-3 turni divertenti, giocati bene da entrambe le parti, e poi, così come a game 2, e poi un capitolare di conseguenza di fronte alle giocate dell'altro. Quindi questo secondo me è un po' l'analisi del game, non so se ti trovi d'accordo, dei games. E niente, insomma, comunque Cannons che se la vincono, ricordiamo, ogni singolo match è di vitale importanza qua, per ogni squadra. Perché chiaramente è prestigioso arrivare in finale di per sé, poi magari vincerla, e per fare ciò magari anche psicologicamente mettere la testina avanti, no? Assolutamente molto importante. Noi a tal proposito ci fiondiamo subito, senza tempi morti, in questo confronto fra Blasters e Cannons, perché ci andiamo subitissimo a godere la partita fra Giuseppe Alario e Alessio Fuscà, per vedere un po' che piega prende questo confronto fra Blasters e Cannons. Il mule, detto anche Giuseppe Alario, con il suo signature team che abbiamo visto spesso e volentieri. Ricordi anche Matteo un Battle Pike commentato insieme? Sì, con Whimsicott, Braviary, Dracovish e un contorno che alle volte cambia. Dall'altra un Fuscà, devo dire, carichissimo, con un Tyranitar, Gyarados, Togekiss, Olengar, Torkoal, Venusaur, perché qui ha spolverato l'argenteria, Questo è un match che... Questo è un gran bel match. C'è da dire che chiaramente Alario sfrutta un po' la scia di quella che è stata un po' la core vincente da parte di Marco Fiero, Whimsicott, Duraludon, Dracovish, poi c'è un Incineroar e dall'altra parte c'era un Rotom, se ben ricordi, ma più o meno... Sì. Più o meno, diciamo, chiaramente la base è quella, comunque sviluppata bene egregiamente da parte di Alario. Dall'altra parte, il team di Fuscà, e come sappiamo bene, i team di Fuscà sono sempre particolari. E crittano tanto. Prevede comunque un, diciamo, classico Sun, che ormai in questo formato stiamo vedendo in 285 salse diverse. Chiaramente è una core fortissima, soprattutto in questa Series 5, si sta affermando veramente tanto, con l'aggiunta però di un Grimmsnarl, di un Gyarados. Insomma, diventa un team interessante, come tutti i team di Fuscà, come appunto dicevo in precedenza. Staremo a vedere chi se la spunterà tra i due, tra il giocatore dei Blasters e il giocatore dei Cannons. Qui abbiamo Mimikyu Braviary dalla parte di Emiliano e Olengar, detto anche Grimmsnarl, Bisaflor, che sarebbe il nome tedesco, di Venusaur. Quindi abbiamo un Grimmsnarl, Venusaur, Mimikyu Braviary. Una bella lead per Emiliano. Sì, veramente una buona lead da parte sua. Nel frattempo che c'è uno switch invece da parte di Fuscà ed entra con Kurtel, vale a dire Torkoal. Torkoal che va a piazzare chiaramente la siccità e quindi il sole
in campo e arriva subito la Dynamax, turno 1, attenzione allora, qua si spinge subito sull'acceleratore. Comunque l'ho chiamato Emiliano perché l'ora è tarda, volevo di Giuseppe Alario, mi sono sbagliato. Sì, ragazzi, sì, sì, io avevo inteso, infatti ti ho detto sì, sì, ma avevo inteso Alario, invece... L'assonanza è quella che quindi, conta su. Esatto, è quello che Giuseppe, conta. Emiliano, insomma, va bene. Detto questo, arriva una Dynamax di Bravery e uno scrinnone da parte di Ullengar. Ok, Jet. Questo fa male comunque, Sì, chiaramente fa male. Ah no, male, però arriva su Torkoal, non... chiaramente esatto. Sotto Reflect, certo. C'era Venus Aurelì, quindi assolutamente ci sta. Comunque, vediamo un po'. Grazie Ago, sei un amico, che nel dubbio annuisci. Grazie. No, 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 serio, avevo un po' per assonanza, ero andato con Alario. Apprezzo, veramente. Oh, guarda che bel taunt, guarda che bella provocazione che arriva. Sì, è arrivata un'ottima provocazione, nel frattempo è comunque primo turno di Dynamax non fenomenale per Giuseppe, qua comunque non, secondo me, un 30% su Torkoal non era fenomenale. Entra Dracovish in Sun, arriva un altro Airstream nella slot di Grimmsnarl, questo, un altro questo invece non 30 ma circa 35-40 il danno su Grimmsnarl, che continua in ogni caso però a far un'ottima cosa, perché arriva Spirit Break nella slot proprio di Mimikyu e dove ora è entrato Dracovish. Questa fa male perché è un bel 55ino assolutamente, e Fiamma Invidia arrotonda, ma più che altro va a fare un burn nella slot di Bravery, che però insomma vediamo essere compensato da una Baccalum, ma più che altro un Dracovish che a questo punto è Dracovish è praticamente inutile, sì, sì, no, ma è praticamente inutile, burnato sotto sole, cioè non... inutile su Dracovish è un... forse è anche troppo, però diciamo che non è proprio il top. E qua devo dire che Fusca comunque ha gestito molto bene questi primi due turni di Giuseppe, Sì, molto, veramente... molto bene, anche se ti dico, conosco Beppe Emiliano Alario e Dracovic, probabilmente è CB e anche da scottato di Branco Morso, i dannazzi li fa, tanto è che sotto Reflect prende la kill comunque, ok, super efficace, ma su un 140 base stat e defense... prima di andare KO per una frantunanima di questo Grimmsnarl che sta facendo veramente più danni della grandine. Eh sì, perché c'è stato comunque questo trade, crit chiaramente qua inutile, trade di Dracovic per Torkoal, però devo spezzare una lancia in favore di Fusca qua, perché è vero che il Bravery di Alario ora è a più 2 in speed, ma è anche vero che c'è un Tyranitar che può entrare, sì, può Dynamaxare. Insomma, partita ancora aperta, entra un Incineroar, quindi abbiamo visto Incineroar, Mimikyu e Bravery contro Grimmsnarl, Tyranitar e Venusaur. Quindi stiamo a vedere, la partita è ancora aperta, l'unica differenza la fa appunto la Dynamax di Fusca rispetto a quella già utilizzata e sfruttata da parte di Alario. Eh sì, perché qui Fusca, come hai già ben introdotto tu il ragionamento, ha stallato una Dynamax... e può invece cominciare lui a ballare il valzer dei giganti con, immagino, Tyranitar, perché insomma dinanzi Bravery Inzi potrebbe essere abbastanza tranquillo. Vero è che Bravery può fare close combat, però sotto Reflect Tyranitar è assolutamente in grado di reggerlo. Sì, qua chiaramente la priorità è tirare giù Bravery per poi avere campo pulito o quantomeno il più pulito possibile con Venusaur, che dovrà assolutamente cercare di dare il massimo nel frattempo che arriva la Dynamax di Fusca proprio su Tyranitar. Stiamo a vedere, giustamente ricordavamo appunto il Bravery a più 2 in speed, Grimmsnarl continua per forza il suo Spirit Break senza poter fare altri attacchi di tipo di status, e arriva una Protect intanto. Arriva una Protect che, sì, veramente molto buona, che va peraltro, guarda, condita da un bel monito a controstallare il primo turno di Dynamax di Alessio Fusca, e rientrerà in campo un Mimikyu che comunque con il manto intatto, ancora per poco, perché immagino Frantumanima sia andata lì nella, sì, slot, sì, sì, assolutamente, proprio di Incineroar, per non rischiare di farla su un Bravery che possa appunto magari aumentarsi, immagino, esatto, ecco, andato proprio su Mimikyu.
Comunque non è messo malissimo Alario, però adesso dovrebbe scadere anche la provocazione. Sì, ha fatto un buon turno qua Alario, il primo turno di Dynamax di Tyranitar è stato stallato in modo perfetto, meno 2 quel Tyranitar in questo momento sì, di attacco. Meno 2. Così come devo dire che Fusca ha gestito comunque molto bene la Dynamax di Alario, quindi stiamo a vedere, si stanno gestendo entrambi, è una partita ancora tutta aperta, bel game da parte di entrambi. Ragionato, pulito, con diciamo tanto, tanto appunto ragionamento dietro per cercare di trovare la chiave giusta per avere la meglio su, nei confronti del, dell'avversario. Quindi un bel match che è pulito, mi piace. Sì, qui Emiliano lo sta giocando veramente molto bene. Ormai è il nuovo meme. No, scherzi a parte, se dovesse andare a inanellare un altro paio di buoni turni, la potrebbe rimettere davvero in gioco questa partita. Ed Incineroar è ovviamente un Pokémon chiave per poterlo fare, perché adesso porta Tyranitar a meno 3. Attenzione però, si è pulito anche dal più 2 in speed che garantiva comunque un danno immenso su quel Venusaur perché di Brave Bird viene giù. Quindi attenzione, switch out di Grimmsnarl, qua sì che c'è un po' di pressione di Venusaur. Attenzione, c'è un bel repositioning dalla parte di entrambi. Arriva il play rough che va a missare. Va a missare su Bisaflor, il danno sarebbe stato bassino, però innanzitutto avrebbe potuto magari rompere una sash, non lo so, non lo sappiamo. Comunque ci pare, why not, il Venusaur di Fusca. Meno 3, Rockfall che fa 35, fa sorridere. Sì, perché chiaramente a meno 3, però qua Venusaur un po' di pressione, quella giusta la mette, perché insomma Earth Power fa danno, molto danno, tra l'altro. Sludge Bomb comunque fa danno. Nel senso, un po' di pressione c'è. Chiaramente si deve tenere bene questo Tyranitar, infatti arriva il fake out lì, si deve tenere bene questo Tyranitar il più possibile, ma c'è una controrisposta dietro da parte di Alario con Bravery, quindi insomma se la stanno, ripeto, se la stanno giocando bene, se la stanno giocando bene, arriva un altro Rockfall. È un bel match. Arriva un altro Rockfall. Retto, vediamo se magari coperto da Baccona, così è. Sì, è un bel match ed è ancora tutto aperto. Questi sono i match che ci, piace, realtà, che ci piace commentare. Matteo, ti dico che Playro su Venusaur sarebbe stato un dannettino probabilmente utile. Ora, sotto Reflect non sarebbe stato granché, ma per portarlo forse in caso di Phantom Force in range con l'ausilio di un paio di turni di Sand. Questo lo scopriremo solo vivendo. Sì, il fatto è che c'è ancora un Grimmsnarl dietro, quindi certo. Sai... A quel punto lì sarebbe quasi un loccarsi su una mossa con uno switch in chiamato e dall'altra parte devi per forza coprire la giocata. È altresì vero che comunque Alario ha veramente giocato bene e come Fusca ha stallato la Dynamax di Alario, Alario ha stallato la Dynamax di Fusca. Belle giocate da parte di entrambi. E qui siamo abbastanza a un punto della situazione, della partita, dove... Chi prende questo turno e forse il prossimo, a giudicare dal ritmo della partita, se la porta a casa. Attenzione, Tant'è che, come vedi, esatto, il ragionamento... Ci pensa fino all'ultimo, occhio al timeout qua! È approfondito. Quanto odi da 1 a 10 questo... Guardiamo quanto gli fa. Un 22ino, giusto perché trattasi di Mimikyu Life Orb. Sludge Bomb va su Mimikyu e prende la kill... E qui arriva una frana single target su Inzi di un Tyranitar, okay. Però a meno 3, ma arriva dopo, giustamente, e Bisaflor va giù. Viene giù e qua rientra Grimmsnarl. Io penso Grimmsnarl... possa reggere Tyranitar, possa reggere Incineroar. Io credo di no. Io credo di sì. E invece sì, però con la Sand dovrebbe venire giù. Però no, perché è finita! Wow, ottimo allora questo per Alario. Veramente ottimo, perché finisce la Sand proprio nel turno in cui si sarebbe ritrovato 2 contro 1. Vero è che c'è un Grimmsnarl e un Tyranitar. Ma vediamo un po' la situazione. Sono curioso tra l'altro di vedere le mosse di Grimmsnarl che qui... non mi ricordo. Ok, c'è un fake out. Servono big balls per non proteggere Bravery. Che l'ha fatto, infatti, non ha protetto Bravery. Non ha protetto Bravery, va di zuffone. Però la prende Fusca, attenzione. Guardiamo che è più veloce, però, attenzione.
Questo potrebbe bastare. No, no. Non basta. Non basta, però, caro Matteo, una frantumanima non fa se... Vediamo un po'. No, non credo venga giù. Non no, viene no, giù, no. Però a questo punto... A questo punto è game, perché venendo giù Incineroar, la frantumanima va su Bravery. E adesso... Bravery, ne Alario... tira giù uno, però... Alario ha solo una Wincon, che è Rock Slide ora, Flinch su Tyranitar, Close Combat dopo. Eh sì. Se ha frana, e immagino di sì. Sì, sì, aveva fatto Rockfall prima, quindi... Quindi la Wincon di Alario è Rock Slide, Flinch su Tyranitar. Attenzione, attenzione, attenzione. 30% di possibilità di portarsi a casa il game. Attenzione, attenzione. No! Contro frana. Oh. Mamma mia, Fusca. Oh, 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 oh. Mamma mia, che match, che match. Si doveva decidere così, secondo me, all'ultimo turno. Di... Bello, 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 bello. Bello, ci è piaciuto, questo ci è piaciuto. Piaciuto. Questo ci è piaciuto perché abbiamo avuto un giocatore che è partito meglio, Fusca, l'altro che ha recuperato grattando piano piano, turno dopo turno. Ma attenzione, perché ancora Cannons che partono 1-0 in questo confronto, e se dovesse Fusca portarsi a casa almeno un game dei prossimi due, trattandosi di Best of 3, potremmo parlare di Cannons 2 e Blasters 0, dove i Blasters, non so se ti ricordi, ma erano loro quelli che erano arrivati primi in regular season. Sì. Ma sti Cannons sono veramente carichissimi, cioè veramente veramente bene in questa top, loro, veramente bene in questa top, per quanto almeno abbiamo visto finora. Certo. Giocate di Lollo pulite, precise, giocate di Fusca comunque belle, perché dall'altra parte c'è stato un Alario che ha giocato bene, quindi in questo match tra l'altro ci ha dimostrato comunque quanto questo metagame possa essere divertente, se stallata comunque a dovere la Dynamax di uno e dell'altro, e poi se la sono giocata veramente sul filo del rasoio, sul filo di una Rock Slide. Quindi veramente, veramente un bel game. Speriamo che anche Game 2 ci regali queste emozioni, eh? Comunque, se non fosse stato... Innanzitutto, sottoscrivo tutto ciò che hai detto. Se non fosse stato per un Venusaur ed un Incineroar, sembrava quasi un match di VGC 20 di dicembre, gennaio, perché abbiamo avuto Bravery, Tyranitar, Grimmsnarl, Torkoal, insomma. Ti vorrei ricordare che poi a gennaio è uscito Togekrit. Quindi eravamo insieme a Bochum. Eravamo insieme a Bochum. E c'erano questi Togekiss che tiravano gli Airstream e crittavano. Abbiamo contato insieme i crit di Escolin. Mi ricordo. No, comunque, insomma, sì, quando ci sono questi match qua è sempre bello, è sempre un piacere, sia da vedere che da commentare, ma soprattutto da giocare. Quindi... bei match, ci aspettiamo un game 2 veramente importante, anche questo. Vedremo chi la spunterà tra il Blasters Alario e il Cannons Fusca. Eh sì. Emiliano Alario contro Emiliano Fusca. Vediamo chi vincerà. Incineroar Bravery contro Grimmsnarl Bravery. Qui Incineroar parcheggiato di lead, probabilmente è una scelta migliore, perché Fusca si vuole portare avanti mettendo Torkoal in lead, pensando a un Bravery che effettivamente arriva, ma anche Alario si porta avanti ponendo subito Incineroar. C'è un Gyarados intanto a differenza di Tyranitar, sì. E secondo me la scelta è corretta, vedendo che Incineroar è più lento, l'Incineroar di Alario era più veloce del suo Tyranitar e veniva costantemente minacciato dal cross combat di Bravery. Ragion per cui, secondo me, quel Gyarados di Fusca V dietro ci sta assolutamente bene, Dracovish compreso, quindi stiamo a vedere. Eh sì, perché stare o non stare sotto Parting Shot è voluto dire diventare 3 hit anziché 2 hit su Incineroar, sì, che sì. Poi quindi contestualmente a recupero di Bacca diventa un 5 hit anziché 2 hit, e questa cosa chiaramente non può star bene a Fusca, e allora va di Gyarados, che ha super giustissimo, senso. Giustissimo. No, più che altro sono 3 turni in più di Incineroar in campo, nel computo totale dei turni. Quindi... che in un match abbastanza lungo come questo vuol dire tanto. Dynamax subito turno 1 di Bravery, arriva il fake out stavolta su Grimmsnarl, quindi Torkoal non si tocca, vediamo se andrà doppio su Grimmsnarl, penso di sì, arriva il Knuckle. Però attenzione, sì, dovrebbe, perché qua arriva il Knuckle. Ok.
Già, giusto, ma Budding Jersey, stavo per dire una sciocchezza, stavo per dire arriva il Burn, ma no, non può arrivare su Incineroar e abbiamo la Loom, quindi non viene proprio scelto. Si va di Schiacciacorpo, che comunque è un quasi 2 hit KO, perché dipende molto dal roll. Sì, sì, è un roll precisissimo questo, proprio veramente preciso. Caro Matteo, adesso Flare Blitz sotto sole, ok il Reflect, ma a Grimmsnarl fa male, e Bravery a più uno di Rockfall fa altrettanto male. Secondo me la LED di Fusca comunque è molto... un po' passiva. Pesante, cioè Grimmsnarl, Torkoal di fronte a un Bravery che comunque fa male, Dynamaxa. Tra l'altro qua Alario ha messo Incineroar in modo corretto, va bene che piazzo Reflect e tutto, va bene ce l'avrò per 8 turni perché abbiamo visto essere un Light Clay Grimmsnarl, però arriva l'Airstream su Torkoal, si aspettava forse un ingresso di Venusaur o comunque ha coperto la giocata in ogni caso. Secondo con me un Airstream ottimo. Non ha voluto togliere il sole per tirare giù di Flare Blitz sotto Lightscreen, sì, sì. Grimmsnarl. Sì, 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 assolutamente, infatti è ottima comunque la giocata, non aveva zero rischi, quindi giocata perfetta. Giù Grimmsnarl, qua a differenza di Game 1, Fusca sta gestendo molto male la Dynamax di Bravery, perché... E ti dirò, perdonami se ti interrompo, prego, aspettavo prego. Un body press, invece arriva una fiamma invidia che è pressoché inutile, perché la Loom l'aveva vista, e Insino è tipo fuoco e non può essere burnato, Allora, qua... Qua però ha fatto una giocata diversa. Questo Burning Jealousy serve per far consumare la Lamberry ed entrare di Venusaur, per poi fare Sleep Powder. Ecco perché ha fatto Burning Jealousy. Ok. Quindi non è propriamente sbagliata. Okay. È altresì vero però che se quell'Insignor poi fa fuoco carica, te perdi. Capisci, a più uno sotto sole. E qua quindi ci sta un po' la giocata, secondo me, anche di eventualmente provare una predict di Fusca. Stiamo a vedere, infatti, perché qua se lo Sleep Powder... da una parte ha consumato la Loom e dall'altra ha lasciato in campo un Incineroar a più uno, sai, però lì cosa faceva di più uno? Guarda, infatti ti stavo dicendo, qua secondo me Fusca poteva anche azzardare qualcosa di più, perché questo Sleep Powder su Bravery secondo me ci stava, ma il Max Guard era molto chiamato, e qua più che altro ha preparato la giocata prima. E quindi poi che fai? Non la fa? Cioè, fai una giocata per consumare la Loom e poi che fai? Non fai sonnifero, quindi... Lo so, però proprio in vista di questa cosa qua, ma io sono Alario... d'accordo con te, sono d'accordo con te. Cioè, nel proprio senso, in vista di questa cosa qua, Alario, è stato un po' scontato. Capito? Esattamente, qua è game, vabbè, qua ha voglia di dynamaxare, ma c'è un Bravery a più uno. Qui c'è un Bravery a più uno e qui... C'è un Gyarados ancora, attenzione, aspetta un attimo allora, perché... Gyarados sì. In realtà... Domanda, però, Rago, me lo son perso. Grimmsnarl ha messo Reflect? Sì, 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 ha messo Reflect. Stiamo a vedere allora, non è chiusissima, perché c'è la Dynamax di Gyarados ancora. Dipende Torkoal... chi entra. Sì, però considera che Incineroar non c'è più, quindi le Intimidate non se le pesca più. C'è un Bravia ripieno, questo è vero, a più uno. Gyarados arriva, e arriva un Dracovish. Arriva un Dracovish. La chance di vincere chiaramente di Fusca è molto bassa, ma esiste. Esiste sì. Esiste visto... sì, perché adesso Momentum è dalla sua. Controlla intanto la speed di questo Gyarados probabilmente, ma non sì, perché voleva assicurarsi di essere più veloce di Bravery eventualmente. E lo è, perché 146 è proprio un punticino sopra. Sì. E qua sì, qua ha super senso questa giocata da parte di Fusca, va di Airstream e Protect su un Pokémon che ha appena protetto nel turno precedente, quindi ci può stare. Qui se però, dovesse occhio... prendere la kill, secondo me non la prende, di poco ma non la prende, perché non è Life Orb e Bravery comunque è un Pokémon di per sé che ha tanti PS, quindi è assolutamente molto bulky. C'è uno Whimsicott dietro però, attenzione, allora non allora è chiusa. Questo, allora questo cambia tutto. Non è chiusa, perché è vero che potrebbe arrivare Rock Slide, comunque fa male Rock Slide di Bravery, a più uno c'è riflesso che compensa, o quasi. Certo, però comunque però il Rock Slide intanto si fa sentire, visto e considerato che poi probabilmente c'è un Dracovish, come dicevi te, CB, che ha accesso a Rock Slide con la successiva Tailwind di Whimsicott. Stiamo a vedere, Arriva la frana, chiaramente si schianta sulla Protect di Torkoal prima e poi itta, connette su quel Gyarados che aspettavo facesse un po' di più. È un Gyarados a V, quindi probabilmente è anche bello bulcozzo. Qui Bravery, come hai detto, è assolutamente in grado di reggere.
E però insomma, 70 HP, 70 HP sono veramente pochi, eh. Sì, sì, sì. 70 HP di Rock'Side sono veramente pochi. Qui va di Steel. Va di Steel e Burning Jealousy. E qui Burning Jealousy è bella. Qui Burning Jealousy è bella perché sì, sì, prende la skill anche su Bravery. Sì, 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 assolutamente. Guarda un po' che Gyarados zitto, zitto. Da solo. Bravery zitto, era più veloce di Gyarados per un più uno in speed. Noi parlavamo di un Bravery più lento di Gyarados, chiaramente una volta rifatto Airstream, perché Bravery arriva massimo a 145, Gyarados abbiamo visto 146, ma qui Fusca, se si gioca bene il Gyarados... Zitto zitto sto Gyarados, guarda, stava, sembrava un match in cui obiettivamente Fusca era partito abbastanza in un modo difficoltoso, e invece sembra che qua entrerà Dracovish, chiaramente questa è una Tailwind per bisogna forza. Bisogna vedere qui chi ha attaccato Gyarados, perché se dovesse aver attaccato Bravery... No, ha protetto Bravery. Sì, appunto. Bisogna vedere però chi dovesse aver... ha fatto su Whimsicott. Sì, sì, okay. Sì, leva Whimsicott. No, perché avesse fatto Wildstream su Bravery anche sotto Profit avrebbe preso, sì, Wildstream, sì. Capisci? Sì, 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 no, infatti, però lascia comunque Bravery lì. Ora ci sarà un Bravery Dracovish contro Gyarados Storkoal a più uno sotto riflesso. Quindi qui secondo me è un mezzo errorino di Fusca. Avrebbe dovuto comunque attaccare Bravery di Wildstream probabilmente per prendere la kill. Può essere. Perché alla fine Whimsicott lì... No? È anche vero però che questo Gyarados ha veramente la potenzialità di vincerla, certo, da solo. Perché ora più uno in attacco, più uno in speed e più uno in difesa. Però entra un Dracovish Choice Band. È qua però chiaramente arriverà la rosa Frana. Probabilmente andrà di Frana, credo, cioè, perché loccarsi su Fissures, su Gyarados con il più uno in difesa e il Reflect, insomma, non è ottimale. Forse Frana qua è la scelta che potrebbe optare, per cui potrebbe optare Alario. Però veramente, veramente Fusca con la scelta di Gyarados dietro ha fatto, sì, fatto molto bene, ha fatto tutta la differenza, anche perché questo match se no era perso turno 3. E ti dirò... Ancora Grimmsnarl anche, perché noi stiamo vedendo questo per un reflect, sì, sì, di Grimmsnarl, sì, che, sì, protegge Gyarados, che appunto prende niente. Non ci fosse stato i vari reflect, la partita sarebbe abbastanza conclusa. E qui mi sento di poter dire a questo punto abbastanza GG con dei cannons che, insomma, se non si spengono switch a casa Fusca probabilmente si portano 2-0. Aspetta però a dire GG perché Rockslide può tutto. E ora lui finisce la Dynamax, però, e Rockslide può tutto. È più veloce, c'è Tailwind. Ma Dracovish immagino sia Choice Band. Non lo sappiamo in realtà ancora, non l'abbiamo ancora visto. Conosco Beppe Alario, lo sappiamo. E il suo mantra è la cibianza sul Dracovish. Lo scopriamo subito ora comunque in questo turno. Si attacca prima Gyarados, chiaramente più veloce. No, perché ha fatto un solo Airstream Gyarados. Ha fatto un solo Airstream e due metallo. Però è a più due di difesa. Vedi, Branchio Morcio, a più due di difesa. Ah, però lui è loccato. No, è loccato. No, pensavo Avrebbe dovuto crittare adesso. No, ma pensavo avesse tra l'altro il... fosse loccato in Rockslide. Invece è loccato proprio in Fissures. Quindi non c'è discorsi. Qua Protect di Torkoal. Rimbalzo che parte dopo, quindi... Cioè, Tailwind che ha... Se missa balzo, deve missare, però nel senso, sai, se missa 85, rimbalzone 85% di precisione, vediamo. Deve missare rimbalzo, poi però finisce Tailwind, cioè deve missare due. No, qua è... Guarda che danno. Tutte le volte che diciamo paralisi, deve missare, arriva anche la paralisi. Ci hai fatto caso? Sì, è vero, anche l'altra volta. Sì, sì, che giusto mi pare, era giusto che doveva prendere entrambe. Sì. Quindi esatto. Si sarebbe commentato per lo sbadiglio, ci dice Puzzone dalla regia. Puzzone, allora vieni a commentare a te. Ma ti ero Ned, attenzione. voleva il paraflinch, certo, qua. Certo, vabbè, qui è finita. GG ad entrambi, bel match, e qua Gyarados zitto zitto ha fatto tutta la differenza del mondo, perché se no questo era un game finito a turno 3 per via del fatto che Alario aveva sfruttato benissimo quel Bravery all'inizio con la Airstream e il Knuckle,
E poi però, insomma, Fusca ha tenuto Gyarados in the back. Sì, ha tenuto Gyarados in the back e l'ha completamente ribaltata. Perché vedendo i primi tre game, i primi tre turni, noi eravamo già lì a dire ok, probabilmente andiamo a game 3. E in realtà però c'era Gyarados dietro. Invece c'era Gyarados dietro e ha fatto veramente bene. Guarda, sono appagato, è stata una bella best of 3, a me è piaciuta, per carità è finita 2-0, quando di solito le best of 3 più belle, no? Finiscono 2-1, però è come, anche se appunto andiamo a cronometrare questo 2-0, è come se ci fossimo giocati 3 match per l'intensità e il ritmo, che è stato abbastanza lento e che ha permesso ai giocatori anche sulla lunga distanza di far vedere una certa abilità in fase di programmazione e di scambio delle giocate. Quindi bella, bella partita, congratulazioni comunque anche a Emiliano per averla giocata bene, a Alessio Fusca per aver altrettanto giocato bene. L'avevamo, ci eravamo cascati anche noi in fase di commenta dicendo ma Torkoal Grimmsnarl un po' troppo passiva, invece è servita evidentemente a gestire un Bravery, lasciando poi il terreno ad un super bulky Gyarados che sotto screen ha fatto veramente da solo, ha fatto da solo e l'ha conclusa. Sai, Torkoal alla fine poi è rimasto lì fin da turno 1, quindi cioè non ha mai switchato Torkoal, se non sbaglio, quindi alla fine dei conti si è rivelata utile, si è rivelata buona e buon per Fusca. Cannons che ne hanno vinte 2, ragazzi. 2-0, quindi Blasters sono ad una best of 3 da uscire dal torneo in semifinale. E non solo, i Cannons hanno 3 match point. 3 match point. Pesanti. Cioè, devono giocare ancora Del Pilio, Boschetto e Spuntarelli, se non erro. Vero. E tre quindi giocatori, giocatoroni. Però dall'altra, cioè, devono ancora giocare Marco Silva, Musicco. Questi sono scontri decisivi. Pazzesco, pazzesco veramente. Come qua i Blasters che insomma hanno fatto e chiuso da primi la classifica della regular season, perché di regular season si è trattata fino alla scorsa settimana, e quindi si è trattato di un determinato argomento per il quale eravamo qui a fare congetture su chi potesse entrare in top, in che modo è Cannons, che hanno acquistato e hanno acquisito la top all'ultima settimana, all'ultimo respiro. Guarda un po' se non fanno lo scherzetto ai Blasters, che invece erano comodi da ormai 2 settimane. Eh sì, comunque non diamogli per morti, perché sono tre giocatori in grado di reggere botta. E se sei d'accordo, mi fionderei a gustarci il confronto fra Travelers e Spoons, fra dei Travelers veramente molto sornioni, ma che per ora, in maniera molto zitta, professionale, senza troppa pubblicità, hanno fatto un super campionato, vincendo anche loro 6 di 7 settimane, partendo appunto da un Gianluca Grassi contro Roberto Ceglia, MVP del torneo. Quindi Matteo, se sei d'accordo, io fra pochi istanti andrei in team preview e non appena è pronta, prego ovviamente la regia di spararcela. Matteo, cosa ti aspetti da Blasters Spoons? Travelers Spoons? Allora, chiaramente qua si parla di due capitani, si conoscono non bene, di più Bonanomi Carrer, quindi si sa tutti ormai che è una coppiata milanese che funziona sempre, e qua Bonanomi Carrer però si trovano a confronto con le rispettive squadre. Chiaramente i giocatori in questione sono tutti dei bei giocatori, tutti molto forti. Da una parte gli Spoons, in questo match appunto che andremo a vedere in particolare, Gianluca Costi Grassi contro Roberto Ceglia, stiamo parlando di un Roberto Ceglia MVP, come giustamente ricordavi, 7-0 della competizione. Insomma, quindi la solidità c'è. Dall'altra parte, no ragazzi, questo è proprio un mirror, se non cambiano solo gli interpreti in Incineroar e Cinderace rispettivamente, per il resto è un mirror. E sai, il team Confi, Lapras, Guira, Giricchia. Sì, assolutamente. Guardiamo se ha più senso magari la versione con Incineroar o la versione con Cinderace, perché cambia veramente tutto. Da una parte Incineroar serve più per aiutare Lapras, dall'altra Cinderace invece serve più per fare magari un'altra strategia, essere lui la prima donna del ballo e non Dynamaxare, Gigamaxare Lapras. Stiamo a vedere, quindi Roby Elias contro Ghosty, MVP del torneo Ceglia contro Gianluca
Allora, il discorso team e Mirror in particolare è sempre interessante perché chiaramente colui che, tra virgolette, va ad interpretare il Mirror o ha comunque una tech particolare differente per poter eventualmente anche vincere un Mirror è sempre importante in questo tipo di match. Non solo, ogni singola giocata e ogni singolo, tra l'altro, fattore RNG, crit su tutti, può cambiare l'aspetto delle partite in generale, ma soprattutto di questi tipi di partita qua, perché chiaramente perso un Pokémon rispetto a quanto non lo faccia il tuo avversario, si entra poi in un loop di switch e contro switch che mettono in difficoltà l'uno o l'altro. Quindi secondo me qua sarà veramente importante sia la lead che appunto le mosse e gli strumenti eventuali di ogni singolo Pokémon per fare la differenza sull'altro. Assolutamente sì, perché poi certo trattasi di Mirror come membri, ma l'alta personalizzazione di ogni Pokémon poi del resto cambia, che magari un Pokémon più veloce possa avere la meglio sulla stesso Pokémon della stessa specie più lento, no? Fatto sta che abbiamo Comfy Lapras contro Lapras Incinero. Ricordiamo a casa che Comfy, insomma, l'avete potuto apprezzare specialmente questa settimana sul canale, no? Abbiamo spiegato bene come funzioni Triage, cioè l'abilità di Comfy che va a regalare un più 3 di priority a le mosse che vanno a far recuperare PS, e più 3 potrebbe far sì che possa partire il Giga Drain prima del fake out di Incinero. Quindi attenzione, sì. Attenzione veramente, perché potrebbe assolutamente fare tutta la differenza del caso. Comincia la sfida fra Travelers e Spoons. Con immagino Beh, qua chiaramente... una doppia Gigamax, certo. Sì, qua doppia Gigamax senza nemmeno pensarci. Quindi vedremo subito due Lapras all'azione, quale dei due chiaramente riuscirà a far meglio rispetto all'altro. E ovviamente è importante cercare fin da subito di prendere vantaggio nei confronti dell'avversario, o con una Resonance o con una Geyser nel caso qua di Bobby Sceglia. Chiaramente qua arriva Giga Drain per self-triggerarsi, e qui fin qua tutto regolare. Vedremo qua, allora probabilmente arriverà un Geyser. Qui arriva prima un Resonance su Comfy, immagino, che però dovrebbe essere in grado di reggere, perché comunque Comfy ha una gran bella difesa speciale. Sì, sì, assolutamente. Ed un Geyserone su Inzi per evitare parting shot, che potrebbe voler dire kill. Ma prima arriva Snarl. Ecco, qua c'è già una prima differenza. Life Orb Lapras di Ghosty, Weakness Policy di Ceglia, e qua Geyser lo tiene allora. No, Resonance. Resonance, perché va Bobby Sceglia ad aspettarsi uno switch di Incineroar, che in effetti avrebbe avuto senso, no? Avrebbe avuto senso, ma era confident allora Ghosty nel suo Incineroar abbastanza veloce, perché si è fatto Resonance sia in Incineroar che Lapras, perché si è fatto Resonance Snarl turno 1, vuol dire che era capace assolutamente di poter far così. E qua c'è una giocata di Bobby Sceglia non mi piace. No, beh, guarda, io ti dirò, probabilmente avrei fatto la stessa cosa, perché cioè, Incineroar in un matchup del genere può essere abbastanza chiave. E però non, sai, mi sarei aspettato che Gianluca Grassi lo lasciasse lì a macerare, ecco, perché ok, però Snarl, sai, comunque poteva arrivare parting shot, però comunque, e comunque ti avrebbe abbassato l'attacco speciale. Appunto, non arrivando so. Parting Shot, sì, avrebbe poi sì, preso nel di senso Resonance un altro, no? Bisogna, qui nel sì, frattempo nel legge, senso... guarda con il Lightning, a meno che non fosse diretto su Comfy, perdonami se ti ho interrotto. Prego, no, finisci pure. Qui arriva, giusto per finire di commentare il turno, guardiamo un po', poi arriverà nuovamente Snarl a questo punto, quindi un Aliswitch abbastanza vanificato. No, arriva Parting Shot che era, sì, indirizzato su Lapras, quindi Parting Shot, un Aliswitch che in realtà entra. Aliswitch che in realtà entra. Lightning penso fosse indirizzato su Comfy per tirarlo giù e comunque mettere un campo poi per sfruttare il suo Lightning. Parlavo di questo dopo, infatti. No, ma io parlavo di questo infatti, perché il Resonance dopo, qualora fosse entrato Comfy, comunque non avrebbe tirato giù, perché Parting Shot partiva prima, e quindi si sarebbe ritrovato in una situazione analoga, ma con un free switch di Comfy praticamente, che si sarebbe preso questo danno qua. Quindi per questo, sinceramente, turno 1 Sceglia ha voluto un po' forzare la mano. E vediamo. Stiamo a vedere. Vediamo. Stiamo a vedere. Nel frattempo che Ghosty qua ha preso la light switch, come giustamente dicevi.
e io sono sempre contento, al di là che poi si giochi, che sia un mio amico o meno, ma io quando si piglia la Switch, quando si piglia la Switch così nelle giocate, sempre, ma io ti dirò, contento. Qua secondo me non l'ha preso alla Switch, alla Switch, alla Switch. Ma sai, perché era safe partition, poi fare doppio lì. Perché sì, partition ti è arrivato su Confi, quindi era indirizzato su Lavras. Penso sì, sì, ma era doppio. La healing. Però sai che qui entra Rilla Gorilla, che mettendo il campo, just to know, rende Floral Healing capace di restituire un gustoso 75%, che vuol dire su un Dynamax un 38-37. Non male. Arriva il Gaserone su Confi che lo tira giù. E qua Dynamax di Lapras di Ghosty che ha preso la kill su Confi, Dynamax di Bobby Ceglia che non prende la kill su nessuno. Eh no, però non è riuscito a boostarsi, perché il Confi di Ceglia è riuscito bene o male nell'intento di boostare per mandare a più 2, poi è diventato più 1 in virtù di Urlorabbia di Snarl e proprio Lapras, mentre il Lapras di Gianluca Grassi non è stato potenziato da un Confi, ed avendo nel team Confi sarà Witness Policy. No, no, è Life Orb, è quello di Ghosty. Ah, allora non ho visto, sono stato disattento. No, no, vabbè, ma nel senso ci sono... Un po' strano allora, no? Un Confi Lapras senza la Witness. No, infatti ti dicevo, ci sono proprio differenze in partenza di questo, di questi tipi di team. Qua vediamo un Lapras perché ha con la VP e quindi si fa il self-trigger con Confi, dall'altra parte invece un Lapras Life Orb. Nel frattempo ci sono entrambi Gudra, quindi uno probabilmente può essere AV Life Orb e l'altro AV o Life Orb e l'altro Weakness o AV. Quindi ecco perché cambiano proprio le tipologie, no? Di come vengono giocate. Qui nel frattempo arriva un Air Slash che comunque insomma farà un gran bel danno su Rilla, lo sappiamo. Niente crit. Niente crit e niente flinch. Niente crit e niente flinch. Col crit sarebbe stato kill, chiaramente, perché avrebbe anche bypassato l'Aurora Red, quindi avrebbe fatto un ulteriore boost del danno. Crit che arriva di Yusur su Togekiss, che gli dice guarda un po', io sono vivo, still alive, e ti critto anche. E poi arriva un Ice Beam. Ice Beam Lapras, attenzione. Che danno. Ok, doppio crit si è subito Togekiss qua senza averlo fatto. Non penso questa avrebbe... conta tanti. No, no, non veniva giù. Non penso avrebbe potuto killare. No, no, non veniva giù mai nella vita. No, 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 mai nella vita. Con Resonance, ok, la Life Orb, ma non veniva giù mai nella vita. Pazzesco qua. Che cosa ha pescato Ghosty? Ha fatto la kill turno... su Confi e su Togekiss. Un turno ottimo per Ghosty Grassi. E adesso entra un Cinderace. Entra un Cinderace dal Lapras. Dal Lapras prende, Life Orb su Train. Ci pensa qua se sparare o meno ai jump kick, Bobby Ceglia, oppure no, in virtù di un eventuale protect da parte di quell'Lapras. Ricordiamo che comunque Ghosty ha ancora tutti e quattro i Pokémon a disposizione, quindi vantaggio numerico è importante. Switch ovviamente aiutano. C'è un Incineroar tra l'altro e un Rillaboom dietro. Vediamo un po' cosa succede. Leva Confi qua Ghosty ed entra di Incineroar. Attenzione però, attenzione, perché questo Switch, se non ho visto male, Bobby Ceglia l'ha preso di Jump Kick. White Herb va a nullificare. Sì. La prepotenza, arriva un high jump kick, attenzione. Non c'è la protect di Lapras però, Giù Incineroar sì, no! Ma non viene giù. Non è venuto giù. Ok, non è Life Orb, però più zero. Mi è neutro aspettato. Però questo jump kick. Sì. Idropompa, miss! E il miss! Su Cinderace, Thunder, sta succedendo di tutto in che questa turno! Partita. Che turno! Però e Thunder, Thunder su va su Incineroar. Mi sarei aspettato più una Thunder di là. È pazzesco, ragazzi. Che turno! È successo di tutto in questo turno, Di tutto. Ah, Matteo ha retto chiaramente per via dell'Aurora, che noi spesso e volentieri ce ne dimentichiamo. Sì, però non era pieno sto Incineroar, Aveva, era già cippato a un 15% circa. Però quindi, la non life orb su 15, Cinderace 20... vuol dire,
Però, ragazzi, secondo me è un roll. Secondo me è stato un roll questo jump kick. Ma anche per quanto ha retto quello Incineroar, insomma. Però lì per lì ci aspettavamo proprio kill piena, sì, no? Sì, assolutamente. Però, ripeto, il fatto che era al 15-20% era veramente poco. Fake out di idropompa sotto range. Sì, sì, qua è... E mi sa Remiss! Ora. Remiss! Che game 1 è questo, ragazzi? È un game 1 e continua ad andare su Incineroar. Qua c'è un nuovo fake out, però, perché entra Rillaboom ancora. Eh sì, ed ok che ha crittato il gelo raggio, ma poi insomma ha missato due troppe di fila, quindi mamma mia. Ma che game 1 da che game 1 stiamo vedendo, piano di spettacolo. Questo è quello che dicevo io appunto in precedenza, se c'è un po' di axe da una parte e dall'altra, cambiano continuamente gli scenari. E c'è stato questo Ice Beam crit e poi doppio misti Hydro Pump. E nuovamente allora Bobby sceglie che se la sta giocando. Guarda qua, se riuscisse a fare bounce nella zona di Confi e tirare giù Confi, potrebbe poi venire giù Rillaboom, no? Vediamo, perché qua continua il bounce nella zona di Confi, ci sta assolutamente. Però può arrivare alla Switch. Quindi che si fa? Ci sta pensando. Hai già kick su Confi? Sì, perché ha paura di Ally Switch. Vedi cosa vuol dire Ally Switch? No, ma lo so bene. No, questa non l'ho. È andato a Flora Liling. Flora Liling su Cinderace? Cosa diavolo sta succedendo? O misclick. Ha miscliccato per forza, non. Però tanto no. Arriva idropompa. Secondo me lui ha detto, sai cosa? Io voglio prendere la kill pulita. E guarda Flora Liling! Guarda Flora Liling! Mamma, che match! Che guarda match! Guarda Flora Liling! Oh mamma! Guarda pazzesco. Flora Liling! Questo è il match più pazzo di tutta la PTC. Questo è un match veramente pazzo. Questo è un match proprio sbagliato. Cosa stiamo vedendo, ragazzi? Anche se, attenzione, perché adesso Rillaboom può comunque vincere. No, ragazzi, è assurdo. No, qui vabbè. Allora, calma e sangue freddo. Freeze dry su Rillaboom. Abbiamo... Il fatto è che c'è il fake out e il grassy glide. Sì, qui tecnicamente Ghosty è messo comunque bene, nonostante abbia avuto la carità di curare Pokémon avversari. Ghosty, gran signore, ha detto, vabbè, sai cosa, via, facciamo così. Nel frattempo arriva un T-Bolt, quindi niente Thunder. Wow, che danno. Lapras con Hydro Pump, Thunderbolt e Ice Beam. Qui è finita. Sì, assolutamente, no. Qui è finita e appunto con la tuba in mano, come hai detto tu, cioè con estremo stile e gentilezza, proprio gentleman moderno, perché si va prima a curare i Cinderace, poi lì si termina, dopodiché si vince le partite. Questo comunque match pazzo, con doppio crit su Togekiss, crit mancato di Air Slash, doppio miss di idropompa, Flora Liling sull'avversario, cioè qui è successo veramente allora di tutto. Aspetta però perché questo Thunderbolt potrebbe reggerlo con questa ulteriore recovery di Grassy Terrain, potrebbe reggere Thunderbolt e rispondere poi di crit. Io non penso. Dovrebbe fare roll, un'altra Protect. No, per me secondo no. Me cioè, gli ha fatto proprio 60. Vediamo, perché poi se Thunder entra, critta o paralizza. Ma non c'è neanche bisogno che critti, perché è più uno, eh. Ma qui viene giù. Era stato un gran bel danno prima. Cioè, avrebbe dovuto. Con i roll non si è mai. Sei sempre sui roll, capito? Però avrebbe dovuto prendere veramente proprio un mega roll prima, ingannarci tanto e prendere un min roll adesso. Però fatto tutto, sta questo, che... tutto questo ha fatto sì che insomma si arrivasse fino a questo punto qua. Veramente assurdo questo game 1. Assurdo, non mi viene nessun'altra parola in mente se non assurdo, perché abbiamo visto il crit di Ice Beam, il due miss di Hydro Pump, il Flora Liling di Self Recovery, abbiamo visto anche Ally Switch preso da Ghosty, che poi sì, va bene, poteva essere safe perché coperto dal Party Shot, ma è stato veramente un game 1 ricco e pieno di cose assurde.
No, no, io... Questo match più pazzo della PTC, se siete d'accordo anche voi, insomma. Esprimete la vostra opinione in tal senso in chat, ma penso che, insomma, non ricordo, ce ne sono stati, ma a questi livelli non ricordo altri match veramente pazzi. Poi Flora Lilig di Miss Click è stato veramente fantastico, perché poi ha curato, no? Proprio un Pokémon che ha resistito a 6 PS, quindi è proprio servito per far reggere il Cinderace. Fatto sta, caro Matteo, che ridendo e scherzando, Travelers 1 contro Spoonz 0 nel parziale di questa Best of 3, che se l'MVP non rimette subito in gioco, potremmo avere la sorpresa nella sorpresa, perché andremo a veder perdere l'MVP della competizione, che quindi chiaramente non può far altro che partire con i favori del pronostico, con degli Spoonz che vanno a perdere il primo game contro, contro i Travelers. Qua, sai, i favori del pronostico ci sono, però è anche vero che, come dicevamo, i Travelers hanno chiuso a 6 punti, quindi comunque sopra gli Spoonz, quindi ok che c'è stata una sola week, una sola vittoria di differenza, però sono due squadroni entrambi, quindi questo è veramente un match da seconda e terza in classifica, che si stanno appunto ritrovando in top e si stanno sfidando a suon di crit, miss, mirror, flora Liling sugli avversari. No, è stato veramente, insomma, comunque sono veramente super match, e qua ogni cosa fa la differenza. Ricordiamo, se questo match è importante per un eventuale finale, tutti gli altri match poi chiaramente che ci andremo a godere poi tra Travelers e Spoonz faranno la differenza insieme a questo per l'accesso alla finale. Eh sì, e già oggi ne avremo altri due, quindi oggi davvero abbuffata di Travelers e Spoonz e una lead di Grassi particolarmente piacevole, perché Rillaboom, Lapras mettono tanta pressione sia di Fake Out sia di, soprattutto direi, Mega Botte. Attenzione che Fake Out di Rilla non ha effetto su Confi, o meglio ha effetto, ma non va a impedirgli comunque di fare prima Giga Drain qualora Confi dovesse essere più veloce o in pari velocità e vincere una tie contro Rillaboom, proprio perché Fake Out priority più 3 e Giga Drain grazie a Triage priority ancora più 3, quindi in tal senso si va allora a calcolare le velocità. Giga Lapras da una parte, immagino anche dall'altra, vediamo se Ghosty pesca un Alley Switch. Vediamo un po', stiamo un attimo a vedere che cosa succede nel frattempo, che arriva intanto la Gigamax in risposta ovviamente, e quindi qua si prospetta un eventuale, o meglio più che un eventuale, un nuovo doppio confronto Lapras da una parte e Lapras dall'altra, e arriva Alley Switch. T1. Occhio, Arriva però U-turn. Potrebbe avere anche doppiato quella slot. Vediamo, però se ha fatto U-turn, però Inzi, immagino. Sì, non ci sparerà mai la Geyser lì, a meno di cioè, sarebbe un pazzo. No, un certo. Visionario. Inoltre, sai cosa, Matteo? Avendo Game 1 fatto Resonance in predict game 2, e essendogli andata male game 2, ci sta, no, che non la provi. Geyser di Ghosty? Geyser slot di Ghosty, dove c'era Confi. Tutto su Confi. Quindi Alley Switch capitalizzato bene da Roberto Ceglia. Vediamo se ha risposto a Geyser. Va di Resonance. Sì, vabbè, certo. Su Inzi. Turno 1 che chiaramente però premia a questo punto Ceglia, che ok, mette una Resonance, non si è preso drop a Confi, che comunque può self triggerare, e adesso Giga Drain lo può fare in scioltezza più Geyser e Slot di Incineroar. Sì, nel senso, comunque qua alla Switch l'ha capitalizzato al meglio, obiettivamente gli ha dato veramente tanto vantaggio, quindi vediamo. Penso l'abbia fatto più casomai per incassare, no? Un V-Dammer di Rilla. Rilla facendo Inzi ha permesso di repositioning a Grassi, quindi non ha colto comunque la Giga Melodia sul Rillaboom,
bella giocata di Grassi. Adesso però Geyser nella slot fa male, perché anche se dovesse arrivare meno uno di parting shot, Rillaboom sotto Reina più uno di attacco speciale da Geyser prende un bel danno. Sì, sì, però stiamo a vedere. Allora arriva la resonance che piazza ora Ghosty nei confronti di Confi. Il danno è buono, meno di 50% per via della resonance precedente di Ceglia. Qua ha voglia a mettere l'Aurora, però c'è uno Snarl che però sotto Rain non credo dia possibilità di reggere, perché sotto Rain con il self trigger no. Qui è un signor giù, però siamo di fronte nuovamente all'ingresso di eventualmente Rillaboom. Esatto, quindi adesso Rillaboom può fare veramente bene e saremo però nuovamente nelle mani di questo Ally Switch. Anche se Ally Switch o non Ally Switch, Rillaboom comunque dal resto non sa più uno, ok, l'Aurora Veil non prende poco, eh. Vediamo, stiamo un po' a vedere cosa succederà. Rillaboom, come detto, entra in questo momento in campo. Andrà a curare quell'Apras e Resonance, quindi questa è la giocata di Bobby sì. Ceglia nei confronti di Healing è bella, eh? Assolutamente, sì, qua è super super tranquilla. Arriva il Floral Healing, chiaramente la sua di Lapras che recupera quasi tutta la vita, o meglio tutta la vita addirittura. U-turn ancora. Giustamente, Gianluca non vuole giocarsi la carta Rillaboom fin quando Lapras non torna piccolo. E Confi qua entra bene comunque, incassa, ma ed incassa anche bene per via dell'Aurora. Geyser intanto non basta a tirare giù Confi. O invece sì, 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 perché ha fatto Resonance prima. Sì, sì, qua siamo sotto Rain. Ha fatto Resonance, qui siamo sotto Rain, quindi sì. Quindi non c'è più Ally Switch. Qui la Resonance arriva su Confi che incassa quanto ha incassato probabilmente quello di Ceglia precedente, quindi 50%, esatto. Sì, sì. Ed adesso ti dirò, Gianluca è messo bene, secondo me. Sì, Gianluca è messo bene e non c'è più la scocciatura Confi, però c'è anche Rillaboom da fronteggiare e quindi c'è un Togekiss dietro, tra l'altro, per Bobby Ceglia, che tiene un po' in scacco Rillaboom. È da giocare, è aperta da entrambi i giocatori. È un mirror comunque gustoso da vedere, perché si stanno un po' alternando nell'avere un po' per uno Lapras Rilla, Confi Rilla, perdonami, Confi Lapras dall'altra parte, no? Un po' turni alterni. E quindi si tengono un po' in scacco i Lapras con i Rillaboom, si tengono un po' in scacco i Rillaboom con i Confi, con gli Ally Switch. Quindi insomma... Esatto. No, stiamo un po' a vedere, stiamo un po' a vedere. Qua sicuramente, come dicevamo, è... Lo spettacolo c'è da entrambe le parti, soprattutto per questo game 1 è stato incredibile. Questo game 2 stiamo un attimo a vedere. Arriva Draining Kiss nella slot di Rillaboom. Draining Kiss nella slot di Rillaboom. Arriva il Fake Out nella slot di Lapras ora. Attenzione però. E Hydro Pump che missa su Confi. E... Penso potrebbe aver potuto prenderla. Perché è una mossa a 110 che però è potenziata dalla Rain. Arriva a 165. E prima abbiamo visto con una mossa da 130 fare 50%. Quindi onestamente penso avrebbe potuto fare la kill. Miss pesante, però penso si possa lamentare, dato che in game 1 ne ha evitate ben due, caro Matteo. Woodhammer nella slot di Lapras e questa è una kill pesante. Pesantissima. Vediamo se va di freeze dry, Roberto Ceglia. Va sì. Di freeze dry a più uno. E che qua, però non basta. Avrei pensato molto di più, eh. Avrei pensato, sì. Ok, l'Aurora Veil, però è a più uno questo Lapras, eh. Sì, però Rillaboom ben regge con la possibilità, insomma, di a questo punto qua mettere un po' di pressione.
anche se Bobby sceglie ancora la carta Togekiss, se non sbaglio, che non si è giocato. Per cui Confi Rillaboom contro Togekiss, Rillaboom e Lapras. Qua Celia potrebbe portarsi a casa questo match. Questo, o almeno questo match, questo game 2. Eh sì. Stiamo a vedere. Stiamo un attimo a vedere allora che cosa succederà tra i due player. Arriva il Grassy Glide nella Protect, si infrange sulla Protect di Bobby Sceglia. Aurora Veil chiaramente che svanisce in questo turno, e qua c'è un Togekiss che insomma è libero di poter far molto male. Qui Sceglia fa bene, anche perché Confi, a parte Floral Healing, è abbastanza elemento neutro della moltiplicazione, e quindi tu capisci che 1-1 palla al centro, si va a game 3. Roberto Sceglia rimette in piedi questa best of 3 contro Gianluca Grassi in questo mirror molto particolare, dove però, come vedi, ci avevamo visto giusto a dire che Incineroar e Cinderace avrebbero potuto giocare ruoli abbastanza importanti, e lo sta facendo Cinderace perché sta facendo tutta la differenza, sta facendo un po' la differenza nonostante la partita persa. È molto presente, insomma, in questo senso è molto nel vivo del gioco. Roby Elias ha già scelto dopo 15 secondi la propria formazione. Gianluca Grassi si prende qualche secondo in più per pensarvi. Stiamo a vedere un po', perché questo è un match molto importante per l'apertura delle danze in questa semifinale. Primo confronto fra Travelers e Blasters. Sì, primo confronto tra Travelers e Spoons, che diventa già un crocevia importante per questa finale. Crocevia, tra l'altro, che passa da un mirror, quello di Gianluca Costigrassi e quello di Roberto Bobby Sceglia, che veramente è importante per entrambi. Un mirror che comunque sta dando e regalando spettacolo, comunque nelle giocate, nei miss, negli switch. Quindi un bel mirror, e nuovamente sempre le solite lead, con la sola differenza che prima c'era un Rillaboom per Ghosty e ora c'è un Incineroar. Sì. Qui Confi Lapras contro, prima abbiamo visto Lapras Rilla, è un ritorno al game one, se vogliamo. Game one avevamo visto proprio Lapras Insi dalla parte di Grassi, se la memoria non mi tradisce, no? Sì, infatti per questo c'è un Rilla, un Incineroar nuovamente come a game 1. E ci sarà nuovamente la Dynamax, o meglio la Gigamax, da entrambe le parti, sia di Ghosty che di Sceglia. Quindi è importante qui capire come si distribuiranno i due players, e soprattutto le giocate che hanno fatto fin dal primo turno. Stiamo a vedere. Ovviamente a Gigamax di Ghosty corrisponde Gigamax di Sceglia, dei rispettivi Lapras ovviamente. E ripetiamo ancora una volta che questo turno 1, già da turno 1, come abbiamo visto in precedenza, ce li aveva fatto alla Switch in game 2, e gli ha cambiato comunque notevolmente la situazione, visto che ha incassato un Geyser, e qua invece opta per un self trigger di Giga Drain. Sì, e qui subito cambia la situazione. Attenzione, subito vediamo. Cambia, e dovrà annusare bene se far Geyser o far Resonance nella slot di Incineroar, perché abbiamo visto Incineroar avere sia Snarl sia Parting Shot, ossia due chiavi. Confi che regge ad un PS. Crit e regge ad un PS. Questo è abbastanza peso. Questo è abbastanza peso come crit, perché se ha fatto Snarl Gianluca Grassi, per Sceglia vuol dire aver già perso Confi. E infatti va di Snarl. Questo è un crit pesantino, pesantino. Assolutamente, decisamente, perché qua ha perso Confi praticamente. Ok, sì. Ha fatto il Confi, vale a dire. Però, e peraltro, non legge neanche, piove sul banneato, non legge neanche lo Snarl, legge il Parting Shot e va a fare Resonance e non Geyser. Quindi esattamente. Qui di male in peggio per Roberto Sceglia, dove una componente ce l'ha messa Mamma Axe, l'altra ce l'ha messa lui, ma quella ci poteva assolutamente stare.
pesante qua. Subito turno 1 ottimale per Gianluca Grassi, che ora, come hai giustamente ricordato, l'Ax ha fatto il suo. E non solo, perché questo resto, questa chiamata di Resonance con Lorenzo Lax, lo sapevo e l'avresti detto, lo sapevo. Anche te, però, Agostinello, me le servi sul piatto d'argento, e che diamine. Però queste freddure di solito toccano a me, non so. Hai ragione. Vabbè, un po' per uno, dai. Sì, è vero. No, comunque, a parte gli scherzi, Celia ha fatto praticamente la solita giocata di Game 1, in cui ha letto una Resonance, uno Switch Out sulla Resonance, andando poi a pescare sempre Incineroar. Eh sì. E non l'ha letta bene qua e Woodhammer chiaramente non fa la kill. No, qua è ancora uno Snarl, sarà... Qui, no, qui è finita. Qui è partita finita. Forse un po' di scoramento da parte di Roberto Celia per via di questo crit subito turno 1, perché insomma adesso si perde Rillaboom, che è un po' il Pokémon in grado di spaventare quell'Apras, che adesso è onnipotente. Ha davvero fatto 2-0 in due turni, quindi un doppio pugno veloce al mento di Rob Celia, che adesso va di Lightning, no? Completando il doppio colpo sull'Apras, ma non ci siamo. No, qua è... Qui è abbastanza chiusa la partita. Però stiamo a vedere, perché insomma, VGC20, quante volte l'abbiamo detto? No, tantissime. Tra l'altro ora entra Togekiss, quindi vediamo, perché comunque quell'Apras, se critta di Gleam, viene giù. Deve far però Gleam qua. Avrà weak. Ma a parte c'è il Floral Healing prima. C'è il Floral Healing che riporta l'Apras in modo da poter giocare. Infatti arriva Floral Healing giusta qua la giocata di Ghosty. Chiaramente abbastanza standard. Arriva la giocata di Floral Healing. Arriva un Gleam che chiaramente non pesca il crit sull'Apras, ma su Confi sì. E arriva un'altra Resonance, ovviamente, nella slot di Togekiss, che viene tirato quasi giù. Perché ricordiamo... appunto, per via dell'Aurora. Sì. E qua Lightning, che non prende la kill? Ho visto bene o non ha preso la kill? Non ha preso la kill. Pazzesco. Veramente un HP soffio per quell'Apras. Pazzesco. Veramente assurdo. E vediamo qua, perché questo fa sì che comunque 4. A parte Togekiss in range anche di Grassy Glide, quindi match abbastanza addirittura sì, d'arrivo. Sì. Assolutamente. No, match addirittura di arrivo. Chiaro, reggere a un PS a maggior ragione, no? Alza ancora. Sì, assolutamente. Quotazioni. Assolutamente, arriva l'Ice Beam giù Togi. E qua c'è un Lapras against the world. fine. Se la vince, Ghosty. E se la portano a casa i Travelers. Sì. Mi è piaciuto questo completamento di frase. Nel frattempo che se la vince 4-0, se la vince 4-0 pulito. Eh sì, perché senza niente togliere a Gianluca Grassi, che magari avrebbe potuto vincere anche 8-0 lo stesso. Sì. Turno 1 crit più Snarl, va via giù Confi, e abbiamo visto quanto Bobby Celia nella sua manovra abbia in realtà usato anche spesso e volentieri Confi, no? Per sì, provare a redirectare con Ally Switch, per provare a fare Floral Healing, quindi perso un po'. Avendo il Lapras più lento, Confi per lui è molto più importante di quanto lo sia per Ghosty Grassi, quindi per amor del cielo, esatto, ci sta assolutamente. 1-0, sì. 1-0,
E qua, caro Matteo, si apre il confronto fra Travelers e Spoons, ma noi questo confronto lo andiamo ancora ad assaporare con un Briganti ciccone che è veramente molto importante. Successivamente poi avremo anche un Roberto Parente contro Francesco Piopero. Quindi esattamente, riusciremo ad approfondire il discorso relativo a questa sfida che, ricordiamo, per chi si fosse appena connesso, magari è importante perché siamo nella fase di semifinali di questa PTC. Caro Matteo, ti lascio la parola. Sì, io ti ringrazio intanto per questa cosa, perché insomma è stata una semifinale, per quanto mi riguarda, veramente affascinante, e voglio assolutamente recuperarmi questi due match, perché devo abbandonarvi purtroppo, ma chiaramente c'è sempre il prontissimo e veramente onnipresente Pietro Xella, che sta facendo un lavorone incredibile per questa competizione, come giustamente dicevamo, Francesco, il tuttologo, no? Il sì, tutto fare, sì, il bot praticamente di questa competizione, e non solo. Quindi vi devo abbandonare per un impegno inderogabile. Ci mancherebbe altro, e in una puntata così lunga, insomma, abbiamo deciso, esatto, di puntare con un cambio casters che arriverà a momenti. Prego. Sì, un cambio casters che comunque chiaramente avviene rapidissimi, e soprattutto io mi voglio assolutamente godere e recuperare soprattutto questi due ultimi match tra Travelers e Spoons, che si preannunciano veramente importantissimi. Ti faccio importantissimi. Una battuta. Prego. Secondo una freddura o me... una battuta? È una freddura o una battuta? Ok. Trattandosi di Briganti contro Ciccone... Appunto. Probabilmente hai tempo di fare tutto quello che devi fare e tornare a commentare Game 3. No, appunto per questo. Guarda, lo sai, avrei avuto ancora un po' più di tempo. Piacere. Il problema, il è piacere e il tempo. Il problema è che Ciccone di mezzo, quindi... Certo. È quello il fatto. Che se non ci fosse... Che se Ciccone fosse stato... Per ultimo, magari Parente e Pero me la sarei anche goduta e commentata insieme a te. Ma così mi sa che si va per... Parente e Pero la trasmetteremo appunto in virtù del match tra Briganti e Ciccone all'incirca l'ora di colazione, quindi non ti preoccupare. Grazie mille, Agostinello. Grazie a voi, grazie a voi, ragazzi. Ci vediamo lunedì con te, ore 18. Ci vediamo lunedì, ore 18, ragazzoni. Vai, ciao Matteo. Un salutone. Caro Pietrone Xella, arriviamo invece subito da te. Buonasera a tutti. Io ero già qui pronto, che aspettavo questo momento di cambio con ansia, perché un po' mi mancava commentare la PTC per via di un po' di trascorsi. Però dai, siamo qui pronti, e io avevo impegni per cena, ho dovuto disdire. Va bene. È giusto così. Caro Tago mi ha detto che doveva andare via fra un'ora. Però poi ha visto Ciccone e si è spaventato. No, vabbè, giusto. Esatto. Ma tanto noi eravamo pronti a backupparlo, quindi siamo giusto. Qua prontissimi come sempre. No problem. A proposito, noi abbiamo, vabbè, scherzato noi su Andrea Ciccone, perché sappiamo essere un giocatore che fa delle arti difensive il suo mantra, quindi solitamente le partite con lui protagonista sono partite molto belle, perché sono partite anche scacchisticamente parlando molto, molto lunghe. Saremo a vedere se Emanuele Briganti sarà in grado di scardinare un po' la linea Maginot di Ciccone, che magari si presenta con 6 sweeper, 8 choice band, 13 life orb. Staremo a vedere. Sarei molto curioso di vedere Ciccone in questa sua forma, ma non credo che lo vedremo così. Però una forma alternativa che ancora non è stata inventata. Galar Ciccone. No, però sono molto curioso di vedere questa partita, perché come tu hai ben detto prima, le partite di Andrea K, del nostro buon Ciccone, sono partite molto studiate e molto lunghe. Quindi vedremo come Lele riuscirà a inserirsi proprio all'interno del pensiero Ciccone. Infatti, cari ragazzi, infatti, vediamo a parte Draco Zolt, non abbiamo esatto, tutti i Pokémon che vanno oltre i 12.000 PS. Quindi abbiamo Lapras, Snorlax, Dusclops, Insigne, Draco Zolt, Ferroturn, mentre dall'altra parte Brigantone
con Incineroar Sand, Toghe, Among Us, Dragapult. Ok, le carte per scardinare il muro ce le ha, eh? Ci sono. Però vorrei farti notare questa cosa. In questo momento io almeno personalmente spesso quando buildo mi trovo a voler dare 6, 7, 8 life orb. Nel team di Ciccone vediamo Dracozolt, Pokémon prettamente giocato life orb all'interno delle varie scissor, addirittura safety goggles. Perché matchup lo vedi? Perché matchup lo vedi? Sono curioso di sapere questo. Penso Sun. Quindi per andare a prendere, evitare lo slip di Venom, avendo... andare subito a mettere il campo elettrico. Sì, non avendo Redirector, penso Sun, per poter quindi contro un eventuale Venusaur non prendere la slip, ma cominciare a fare, magari incassare, sì, un Max Quake, ma intanto mettere un Electric Terrain oppure andare a fare altre cose. Quindi penso assolutamente Sun. Scelta molto interessante, vediamo, purtroppo non lo vedremo nella partita, credo, perché contro Sand portare Dracozolt è un po' un'impresa. No, penso vada di Lapras in questo match, se possiamo provare a fare una prediction su chi possa aver scelto come formazione. Dall'altra parte Among Us, Incineroar, anche dalla parte di Briganti. Allora, caro Pietro, ed Incineroar, Dusclops. Noi ci si scherza alle volte, ma come puoi vedere le premesse... c'erano tutte e sono state rispettate per una partita molto dal ritmo lento, che non significa noiosa, ragazzi. No, tutt'altro, perché vedere gestire il late game a un player come Ciccone, io l'ho detto più volte durante questa PTC, quando ci è capitato di appunto castare le sue partite, è davvero qualcosa di interessante da cui si può imparare tanto. Perché vai a imparare a gestire delle situazioni non facili, soprattutto in momenti della partita molto in là col timer, che molti player tendono un po' a calare psicologicamente, ma è normale che sia. Qui vediamo due elite infatti molto statiche, entrambi decidono di andare appunto per questo lungo scambio di colpi, e poi Among Us mette la prima spora. Una spora. Qui arriva subito una spora su Dusclops, che va a dormire e a consumare subito il primo turno. Un fake out su Inzi, frutto di un'intimidate arrivata prima, quindi insomma si va a farla quasi a botta sicura. Alle volte le spread cambiano, ovviamente questa è proprio la situazione, cambiano la situazione, perdonate il gioco di parole, perché una maggiore velocità ti permette di poter fare una giocata del genere. Adesso però Dusclops potrebbe in teoria già svegliarsi, quindi attenzione. Insieme esce anche una provocazione, caro Pietro. Sì, abbiamo visto due moveset strani, perché abbiamo questo taunt che non sempre si è visto. Ed Among Us Max Speed. Più veloce. Esatto, più veloce di Incineroar. Soprattutto abbiamo visto un Incineroar da parte di Ciccone con Will-O-Wisp. Quindi fuoco fatuo. Vanno entrambi a rinunciare a quello che è la stab buio, probabilmente. E quindi preferiscono il posizionamento migliore o comunque l'annoying rispetto ai danni. Briganti ha deciso di giocarsela in modo molto particolare, però si è proprio calato nel matchup Ciccone. Vuole andarla a battere nel suo territorio. Eh sì, esatto. Sarebbe veramente singolare qualora ci riuscisse. Fatto sta che adesso molto conta capire e vedere anche chi vada a rollare meglio col turno di spora, se Dusclops o Incineroar. Perché, insomma, dormire tre turni per Dusclops potrebbe essere pesante, svegliarsi invece magari potrebbe essere provvidenziale per mettere una Trick Room, adesso che soprattutto si ha la certezza per la Mongoose essere più veloce e non essere più uno sparacchio da un Trick Room, no? Sì, però ottima la giocata di Briganti a coprire anche con un Taunt un eventuale One Tour Wake Up. Ora entra Titer, che è in un'ottima posizione, poiché Inzi non può più... Inzi si sveglia subito... Però va di foto fatuo nella zona di Among Us. Quando ho visto partire il fuoco fatuo ho detto oddio, arriva su Tyranitar, grandissimo. E invece è arrivata su Among Us. E qui Will-O-Wisp, qualora fosse arrivata nella slot di Tyranitar, sarebbe stato un bruttissimo colpo per Briganti. Eh sì, sarebbe stata veramente terribile, perché Tyranitar qua sarà molto importante in questo matchup per Emanuele Briganti. Fatto sta che è stato targetato Among Us. E questo Dusclops ancora dorme, quindi io parlavo di tre turni di sleep e sono effettivamente arrivati tre turni di sleep. E ancora l'ultimo, tra l'altro, primo turno di Wake Up che coincide con l'ultimo turno di Taunt, quindi non potrà comunque mettere Trick Room.
E qui Insi se ne deve andare per cercare, o forse prendere, di intimidire. Esatto, oppure prendersi un'altra spora. Cioè, paradossalmente, essersi svegliato durante il turno di targeting di Among Us, che stava appunto eseguendo la propria Protect, è stato svantaggioso, perché adesso in quella slot può arrivare una spora e quindi è abbastanza costretto ad andarsene. Qui arriva una dragodanza pulita, perché come hai giustamente fatto notare, Dusclops si sveglierà, ma ancora è incapacitato a poter mettere Trick Room in virtù di Taunt, e quindi questa è una dragodanza che costa solo un'ombra notturna. Non male. Non male davvero. Eh no. E qui il setup è fondamentale per Lele, perché per Lele Briganti, perché andare su di statistiche contro un team lento può essere un'ottima strategia. Che è vero che Insi continuerà comunque a fare dentro fuori, però è un Insi che rischia costantemente una sleep powder, una spora da sì, parte di Among Us. La slot di Dusclops sarà bersagliata da spora. Arriverà forse la Dynamax di Tyranitar? Perché è altrettanto vero che se Ciccone comincia a calare l'Iron Defense può diventare difficile, eh? Eh sì, qui se arriva Iron Defense comunque Tyranitar anche a più 1, ora che diventa più 0, non ha tanto kill power su Ferrothorn, a meno che non sia dotato di mossa Flamethrower, Firebomb, esatto. Qui vediamo la Dynamax giustamente arrivare da parte di Tyranitar, che va a sfruttare il più 1 in speed e ormai più uno in attacco è diventato un più zero, che però costringe un Insi a uscire allo scoperto. Qui è un turno che inizia già ad essere fondamentale. Il primo che fa un passo falso e mette il piede giù dalla corda cade e si fa male. Qui arriva la Darkness su Dusclops e immagino anche la spora, quindi si va ad ignorare Ferrothorn. Così è, così è. E allora occhio a questa Iron Defense di Ferrothorn, eh? Soprattutto qualora Among Us fosse dotato esclusivamente di Sludge Bomb, per Ciccone sarebbe un problema in meno da andare a... Eh sì, perché Among Us fino adesso molto fastidioso, ma come giustamente fai notare, per Ferrothorn per l'appunto è proprio uno zero. Sì, è vero che comunque anche con le altre mosse che ha a disposizione, quale Pollen Puff o Energy Ball di turno, i danni non sono così grandi, però comunque permette a Ferrothorn di non ricevere neanche dei chip damage, che un po' come così, che infatti, può ricevere dei crit, può non essere una cosa comoda. No. Qui entra Toge. Infatti Toge deve entrare. Esce anche Insi, giustamente per non prendersi la Rockfall. Entra Dusclops. Briganti ha lasciato il setup a Ferrothorn e va qui a cogliere un'ottima Max Guard, che quindi blocca lo schiacciacorpo di Ferrothorn, che altresì avrebbe potuto fare la kill. Ed adesso con una Heatwave potrebbe... Crit, Heatwave Crit, qualora dovesse essere chiaramente un Crit Kiss, potrebbe essere veramente... essere messo bene, tanto è che come possiamo vedere sta pensando il buon Ciccone quasi di togliere il Ferrothorn, che con molta fatica è andato a farsi tuffare. Quindi gran bel turno di Briganti. Qui Crit Kiss abbiamo visto avere il mirino, quindi essere effettivamente Crit Kiss, e per Ferrothorn non è così comodo da gestire. Dusclops deve provare una Trick Room, anche se sotto i colpi di un Tyranitar. Vero a meno 1, però comunque Max Darkness può fare i danni che servono a questo Tyranitar per prendere la kill su Dusclops e portarsi così notevolmente in vantaggio, soprattutto con l'aiuto di Toge. Questo chiaramente è un gran bel danno. Vediamo se è arrivato Dazzlinglim. Heatwave probabilmente non basta. No, Heatwave no. Anche se, attenzione, questi drop... È arrivato Dazzlinglim. Qui Briganti... No! Non basta, perché non prende il kill su Dusclops. Quindi arriva la Trick Room. Poi questo Dusclops verrà giù di Sand. Però intanto quasi... lascia come regalino la Distorto. Forse è quasi meglio, esatto, Pietro.
Eh sì, quindi Duskrupp se lascia il free switch al primo turno di Trick Room. Ah no, perché la Sand cala la Sand. Giusto, 1, 2, 3, 4, 5. Eh sì, è giusto. Rimane lì questo Dusclops. Insignor addormentato, che è dovuto accorrere in supporto di Dusclops con una prepotenza per fargli reggere un Darkness, ma che però è un peso veramente morto. Quindi una Trick Room che entra, ma che non sfrutta molto. Io non so se augurarmi, da commentatore, se dovesse arrivare Painsplit... E qui Pain Split è un bel prelievo, per Duskrups. Qui è un bel prelievo la banca dei PS. Comunque, gran belle giocate di Briganti, mi stia piacendo veramente tanto. Sì, sta giocando davvero bene e forse si è trovato in una brutta posizione solo quando non aveva toghe dentro per redirettare... Arriva il malcomune! Scusami se ti ho interrotto, però arriva la Protect. Il mio entusiasmo ruotava tutto al fatto che fosse arrivato nella Prophet, ovviamente, non alla Predict, caro Pietro. Questo crit di crit su Dusclops di Rockslide serve effettivamente a Briganti per prendere la kill. Non è vero, non ti preoccupare, non è vero, ti ho visto preoccupato dalla mia frase. Non ti preoccupare, Pietro, arrivati a quest'ora siamo abbastanza tutti cotti. Che la PTC è molto impegnativa. Qui bisogna vedere se Tog è dotato di mossa fuoco, perché abbiamo visto Protect, però abbiamo visto anche entrare in un momento del match su un possibile body press su Tytar, e quindi entrare probabilmente per fare follow me, quindi può non avere la mossa fuoco. Potrebbe essere una scelta interessante. Vero è che comunque anche con la mossa fuoco ora arriverà l'Aurora Veil. Turno successivo arriverà molto probabilmente una Rain. Ferrotron inizia a diventare davvero difficile da toccare, eh? Eh sì. Perché qui cominciano a partire i Geyser. Tyranitar, Incineroar, Togekiss e mi sono perso il quarto di Briganti. Among Us. Te l'ho detto, arrivato in una certa ora cominciamo a essere un po' cotti. E qui arriva il primo di una lunga serie. Certo, anche Ciccone sì. Non ci smentisce. Attenzione, arriva la Melodia e non il Geyser. E allora occhio. Anche se comunque ha più due sotto Aurora, Ferrothorn, Flareblitz lo straregge. Più che altro abbiamo visto un Insy abbastanza veloce, perché comunque è più veloce di Among Us, che molto presumibilmente è Max Speed. E ora bisogna vedere, uno, la Speed di quell'Apras, che probabilmente potrebbe essere Min Speed, e due, i danni, perché abbiamo visto la Light Clay sull'Apras, quindi i danni non certo, sono... Certo, figuriamoci se Ciccone gira con una Weakness Policy o una Life Orb. Che domande. Bisogna vedere se può prendere la kill su quell'Insiner, che qualora fosse Bulky potrebbe fare Taunt piuttosto che Flare Blitz e andare così a bloccare un po' questo Ferrothorn. Tytar giustamente se ne va per provare a togliere il late game la Rain. Ed entra io Among Us. Penso che Geyser possa essere sufficiente per tirare giù Incineroar. Assolutamente sì. Giustamente arriva il fake out. E sì, Geyser va su Incineroar, che prende la kill. E qui Ferrothorn vince da solo. Attenzione a Togekrit. Attenzione a Togekiss, per l'amor del cielo. Però comunque Lapras... Sì, Lapras sicuramente non sta lì a guardare. Oddio, Lapras, dobbiamo che tra l'altro... vedere un po' questo Among Us cosa combina, dai. C'è comunque l'ultimo turno di Dynamax per Lapras, che vorrebbe poter dire settare il campo elettrico. Vero è che entra Tytar, forse costringe Lapras a dover risettare la Rain. Qualora arrivasse Geyser nella slot di Among Us, perché credo che Tytar verrà targetato di body press da parte di Ciccone, qualora arrivasse Geyser nella slot di Among Us, il danno non sarebbe così elevato, ma andrebbe sicuramente a proteggere Ferrothorn da un eventuale Flare Blitz, Flamethrower o Heatwave da parte di questo Togekiss. Io qui penso che Ciccone abbia come nemico proprio Among Us e lo va a doppio targettare. E Briganti va di doppia
installare gli ultimi turni di Trinket. Una gigamelodia avrebbe fatto molto male, perché questa è una tipologia chiaramente di Among Us che è molto veloce, quindi è giusto max PS è finito lì, però non sarebbe stato sufficiente, quindi ci sarebbe anche stato bisogno del body press, dello schiaccio a corpo. Adesso però ha esaurito le Protect e la Dynamax. Soprattutto ora credo scada anche l'ultimo turno di Trick Room, o il prossimo è l'ultimo turno di Trick Room. E qui può essere, può arrivare addirittura una doppia kill da parte di Ciccone rallando bene su quella Mongoose. Chris Brian non penso faccia la kill su Mongoose. Dovrebbe fare poco di più del doppio del danno che abbiamo visto. Tra un 50%. E body press a più 2 non è in grado di prendere, perché comunque la difesa di Ferretor, per l'amor del cielo, è molto 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 sviluppata, ma la tipologia veleno rende comunque il danno dimezzato. Qui giustamente arriva la protect da parte invece di là. Arriva una protect. Lash out, sfolgorabbia su Ferretor, che prenderà la mirabolante cifra di 18 PS di danno. In pratica ha preso più. Sì, ha preso di più di spine ferrate. Sì. Esatto, di Aerion Barbs. Fanno più male le Barbs di questo Lash Out. Qui giustamente arriva il body press a targettare Among Us. Il danno è davvero irrisorio. Io vorrei sapere cosa devo dire alla mia ragazza. Cioè, passo il weekend con lei. Lo passi con me a commentare Ciccone. Ok, ok, no, basta saperlo. Ora adesso gli mando un whatsappino. Non si scrive durante la PTC, perché c'è una partita da commentare e una partita che sta aspettando probabilmente nel lato di Briganti uno switch in comodo per Togekiss, per fare Heatwave, per provare questo Heatwave, e dall'altra parte dal lato di Ciccone sta cercando di preservare il più possibile questo Lapras. Guarda che Briganti ce la può fare, eh? È perché ancora molto Toge da solo di Heatwave con quell'Inzi che, se non sbaglio, deve ancora scontare il suo turno di sleep, perché è entrato su uno switch in. Eh sì, e poi è uscito, quindi dovrebbe entrare. Frana, miss sul Lapras, questo è pesantuccio. Non sarebbe venuto giù per via di Aurora Veil, ma avrebbe potuto, why not, flinciare. Spora sul Lapras. Questo è abbastanza pesantuccio, anche perché non avrebbe preso la crit, ma l'avrebbe portato sicuramente in range a quel punto di un Heatwave. Schiaccia corpo, questa va su Among Us e non su Tyranitar. Among Us che poi descend, va giù. Qui Ciccone sceglie di tirare giù Among Us piuttosto che Tyranitar, proprio perché Among Us comunque è paradossalmente più fastidioso ai fini della vittoria di un Tyranitar, che tanto contro Ferrotor non può niente. E qui è tutto nell'1v1 tra Ferrotor e Toge, perché Tytar annulla sia Lapras che Incineroar, e Ferrotor annulla Tytar, quindi vediamo come cercherà di gestirsela. Qui deve andare di... Che arriveranno sicuramente i Seed. Tytar va di Protect. Qui sta quindi tutto nella Heatwave crit. Lanciafiamme! Lanciafiamme e non Heatwave. Crit. Crit che arriva. Crit che arriva. Al primo tentativo. Eh sì. Tiene 50% di questo Flamethrower crit. Crit che qualora non fosse arrivato, anche per la scritta che abbiamo appena visto in sovraimpressione, poteva davvero cambiare le sorti della partita, perché avremmo potuto iniziare a vedere uno stallo di questi ultimi tre turni, che con un Ferrotor metti Seed, protegge, poi magari switcha per Insi. Metti Seed! Togli lo switch, metti Seed. Sì, avrebbe potuto essere... Vabbè, scusami, mi è partito il Karate Kid. Giustamente, anche. Sì, qui ora qui è Rockslide. Qui ora Rockslide. Due Pokémon che dormono, Rockslide più Dazzling. Dai, il buon Briganti ha scardinato la linea Maginot. Perché adesso... Rockslide che non basta. No, non basta perché c'è l'Aurora, vedi? È comunque un Intimidate. Lapras dorme. E beh, è qui. La sabbia c'è, è qui. Dazzlinglim, pulito. Dazzling, basta. Beh, tutto sommato, ci è andata bene. Una ventina di minuti soli per un game di Ciccone, ci avrei quasi firmato.
Caro Pietro, finisce per abbandono questo primo game. Oh, questi Travelers travelano, viaggiano, ma sì, proprio stanno spingendo. Vento in poppa, veramente, eh? Ha messo la vela quella da corsa. Hanno messo lo spinnaker, caro Pietro. Io sono marinaro, lei... E qui alzo le mani, perché qui davvero alzo le mani. Questa non ci sarei potuto neanche lontanamente arrivare. E dai, qui hanno cazzato la randa. No, vabbè, basta. Visto che fai queste battute, tieni un altro il G2 di ciccone. Così, vai. Ok, me lo merito. Allora, ragazzi, rientriamo un attimo nella solennità del caso, perché giustamente è una partita questa molto importante. Semifinale di PTC. Travelers avanti nel computo totale prima dell'inizio di questo game 1-0 per la vittoria di Gianluca Costi Grassi sull'MVP del torneo Roberto Ceglia. Il parziale adesso, che sta per cominciare game 2 all'interno di questa best of 3, recita nuovamente un vantaggio di 1-0 per i Travelers, ancora nella persona di Emanuele Briganti, detto Emiliano, anche lui lo sapevi, che appunto è in vantaggio contro Andrea, gioco le partite da 2 ore, ciccone. Ma occhio, perché comunque ciccone ha le carte per poter far bene. Basterebbe rollare un po' meglio di slip e fare qualche kill ogni tanto. Eh sì, c'è anche da vedere se Briganti riuscirà a sostenere un altro game come questo, perché ha dovuto giocarsela turno per turno, sempre stando dietro a un po' quello che cercava di setappare ciccone, ed è riuscito a preservare quel toghe nonostante sia entrato anche in switch in non troppo rischioso, però comunque a prendersi dei danni dalla sand e comunque a rischiare un po' di perdere appunto la chiave di questo matchup. Vediamo se riuscirà nuovamente a giocarsela così, in modo pulito e in modo impeccabile, perché non credo abbia fatto un errore, è sempre stato al passo con le mosse di ciccone, ma indietro, e quindi è riuscito a gestirsela bene. E qui però vediamo Dusclops, Incineroar contro Among Us e Dragapult. Qui cambia completamente. Life Orb e Bakababa su Among Us. Quindi non è Sesh, come non credevamo, Sesh. Magari. No, assolutamente. La Bakababa sarebbe il nome italiano della Koba, se non erro. Sì. Confermo, non dovrei... Non credo mi sia sta venendo, mi sta venendo il dubbio. No, la Ok è la Bakakao. Che allora sì. Un toscano non avrebbe mai... tradotto in tal maniera, ma mi viene il dubbio sia addirittura la Paiapa, cioè l'antipsico. Ho questo dubbio amletico. Ci aiuterà casomai la chat e il pubblico a casa nel correggerci. Babidi è la Koba. L'attentissimo Puzone ci corregge subito e conferma essere la Koba. Qui Dragapult può far bene, domandina. E qui però Dragapult non ha potere di kill su quel Dusclops, no. Credo. Però Dusclops che esce. Dusclops che esce. Davvero? E qui gira tutta la stanza perché si danza. Tanta roba questa lettura di Briganti, che sta facendo, secondo me, una best of three incredibile. Ma arriva un fuoco fatuo che Briganti aveva visto. Perché, se ti ricordi, era arrivato sulla Mongus, che aveva però protetto. Quindi qui è stata una mossa bella rischiosa, ma ha confidato che questo Incineroar facesse fake out su Mongus, che altrimenti avrebbe potuto fare spora. Quindi qui bellissima lettura di ciccone. Eh sì, me. Qui se non fosse arrivato il Will-O-Wisp, bensì il fake out... Dico che la partita era chiusa, ma era molto appeso un filo di un crit di Togekiss, che tra l'altro forse non serve per via di lanciafiamme. Qui arriva un'altra Dragodanza, quindi va a pareggiare il drop in attacco dovuto al boost e aumentare 6 più 2 la speed, quindi ha fatto agilità questo Dragapult. E qui il parting shot che non arriva, quindi si resta lì.
E qui Ferrothorn è costretto ad uscire e lasciar libero un'altra Dragon Dance a questo drago. Probabilmente sì, anche perché appunto Lanciafiamme adesso tiene in scacco Ferrothorn, quindi Briganti sta mettendo molta pressione. Va probabilmente a over switchare per predictare l'ingresso di un Dusclops nella slot di Ferrothorn, così è. Mi piace molto come sta giocando Emanuele Briganti, perché poi sta leggendo bene un avversario di non facile lettura come Ciccone, che solitamente è un giocatore veramente molto valido, uno dei più validi del panorama italiano, e lo ha dimostrato facendo un gran torneo in questa PTC. E qui arriva il parting shot, ma è la terza dragonanza, se non erro, di questo di questo Dragapult, che è a più 3 ma è scottato. E qui sono 3 turni. E adesso la spora arriva, eh sì. Qui abbiamo visto, tra l'altro, 3 turni in tutta la partita, in cui l'unico danno sono il 18% di burn fatto a Dragapult. Quindi una partita in cui entrambi cercano di mettersi nella posizione migliore per cercare di poi snobollare e andare giù dritti e fare magari 4 kill in fila. E ne ha tutte le possibilità qui Briganti, perché ha davvero un output offensivo notevole con quel Dragapult. È vero che potrebbero arrivare i Seed, ma è anche vero che quel Ferrothorn, comunque morto da Asclops, potrebbe entrare nell'altra slot tranquillamente Toghe, e quindi non sarebbe poi in questa bellissima situazione. Eh no, anche perché adesso Amongus, appunto, no? Ha una spora su Dusclops. Potrebbe arrivare una quarta Dragon Dance. Anche se qua Briganti potrebbe cominciare a dare a maxare, Però sai, spora su Dusclops più quarta Dragon Dance vuol dire, però, andare a più 2. Sono d'accordo con te, ma alla fine fare Phantasm è quasi come fare Dragon Dance, perché fai danno e cominci a calare la difesa. Quindi, come vedi, ci sta, no, caro sì, Pietro? Assolutamente. Ed allo stesso tempo sembra una scemenza, ma nella situazione in questione è quasi meglio, perché calare la difesa a Ferrothorn gli impedisce di poter andare velocemente tanto su di difesa con i ferroscudi. Inoltre, aggiungo, non è arrivato, perché l'abbiamo visto, ma qualora fosse arrivato anche Lich Seed, qui guarda dove arriva, guarda che bella read che fa. Dice: perché lo devo fare su Dusclops, che magari mi ci butta l'Incinerator? Tanto di là sporo. Se rimane su Dusclops, gli porto a meno uno Dusclops e lo tiro giù dopo. Questa è una grande giocata di Briganti. Questa è un'ottima lettura, non si è fatto prendere dalla fretta della kill. Invece riesce a sporare un Incinerator che è appena entrato, quindi dovrà dormire sicuramente questo turno, e manda Ferrothorn in range molto probabilmente di un secondo Phantasm, perché ci sono, penso, 121 sì. PS. Penso di okay, sì. Ok, il più uno adesso acquisito, ma comunque un Ferrothorn che potrebbe proteggere. Ecco perché una Whirlwind adesso potrebbe arrivare nella slot di Incineroar, se non addirittura anche ancora una Phantasm su Incineroar. Addirittura potrebbe arrivare anche lo switch-in di Toghe. Lo switch-in di Toghe, secondo me, non arriva, perché Amongus accanto a Dragapult gli garantisce serenità per un Lapras che possa entrare, e invece arriva, come vedi, hai avuto ragione tu, però rischia un po' che fatta la kill entri Lapras e con la giga possa in qualche maniera riaprirla. È anche vero che però probabilmente quel Toghe più veloce di Lapras, Ferrothorn ha appena protetto, quindi il prossimo turno potrà proteggere. Però comunque Lapras Toghe è deve... più veloce di Lapras, sono d'accordo. Però se va a fare Max Lightning va a rendere poi Amongus abbastanza inutile, no? Anche contro sì, Lapras. Sì, prenderebbe due piccioni con una fava. Si dice dalle mie di parti. Si dice anche qui. I piccioni li abbiamo e le fave siamo pieni. Quindi guarda, ce n'hai proprio anche una in commentary, in senso figurato. Quindi... Vedi adesso, pesca la kill. Ci fosse stato Amongus, avrebbe potuto sporare, no? Eh sì, forse è andato per un più safe Flamethrower. Certo, no, ma io non giudico, non sono nella testa e nel team di Emanuele Briganti, e per come sta giocando non ha assolutamente bisogno di consigli, non ha commesso neanche una sbavatura sinora, sta giocando veramente molto bene. Anzi, è sempre avanti in questo game 2, non è mai costretto a rincorrere,
in queste partite fa comodo. Quando ti aspetta una partita lunga, soprattutto per i primi turni, essere davanti ti permette di essere più tranquillo e gestirti meglio le risorse. Qui arriva giustamente la Dynamax di Lapras, che altro non può fare. E guarda, caro Pietro, se va di Giga Melodia, rende Ferrothorn a quel punto anche resiliente a il Phantasm di Dragapult, perché ha calato un'altra ferro scudo. Toghe protegge, forse per stallare la protect di Ferrothorn. Chi arriva? Qui arriverà la Resonance e Dyna vuota ancora, ma va su Lapras. Guarda che bel danno. È a più 1, a più 3, ma burnato, quindi i danni sono comunque interessanti. Più life orb, più la life orb. E qui arriva la saetta, proprio per rendere Amongus un pochino meno spaventoso. Mi sono un po' perso il computo della difesa di Ferrothorn, ma dovrebbe essere a più 2, perché ha fatto 2 ferri scudi e preso 2 Phantasm. Esatto, dovrebbe essere a più 2. Ora, è vero che finisce la Dynamax di Dragapult, però probabilmente quel Ferrothorn se ne andrà. Quindi in realtà doppiare lo slot di Ferrothorn per portarsi avanti coi lavori, per un eventuale Dusclops dietro che sicuramente vedremo. Io doppierei Lapras, pensate. Lo sai. È che sei costretto a fare Phantom Force, perché comunque facendo Dragon Darts non hai kill power su Lapras. Comunque sì, prende Lapras, perché non ha messo l'Aurora Veil e adesso ha un meno uno che prima non aveva. Quindi se vai di Dazzling più il Darts e Ferrothorn ci scappa la Protect con i due Darts che vanno su Lapras, rischi di prendere la kill su Lapras. Togi se ne va, perché è l'assicurazione sulla vita contro Ferrothorn. Entra un gustoso Titer. Sì, sì, sì. Briganti, veramente, sino ad ora, bravissimo. Vedi, Protect di ferro e Drago Frecce, che guarda Pietro che danno fanno. Eh sì, doppio targeting, sicuramente fanno male per via del meno uno e del corrispettivo più uno. Qui arriva la Giga Melodia su Tyranitar, che non può prendere la kill. Adesso, insomma, adesso Rock Slide più mossa. Rock Slide più Phantom possono essere una bella mossa, anche perché qualora arrivi la Max Guard più Body Press su Tyranitar, dopo rientrerebbe Togekiss a fare Lanciafiamme più Drago Frecce. Sì. Qui probabilmente, qualora uscisse Ferrothorn, per lasciare spazio ad Dusclops, cosa che non succede, io mi stavo rischierebbe... facendo tutti i facendo tutti i ragionamenti sul Phantom Force, rischierebbe che lo spettro tuffo, capito? Quindi qui giustamente va a proteggere Titer, a stallare la Protect di Lapras, che era comunque chiamata. E qui la partita è un po' difficile. Questo Dragapult è lì da turno 1. Quindi ha fatto 3 Dragodanze, 3 Dynamax, una Dragon Freccia e una Phantom Force. Quindi è lì da 8 turni. Un Life credo Orb. Esatto, credo che il danno sia quello di suo e della di Life Orb. Sì, non è mai stato targettato. Lui fino adesso ha preso Sand, Burn e Life Orb. E forse anche un po' lì il peccato originale, non averlo mai e poi mai targettato. Non sì, avevo... prima avevo una Resonance abbastanza libera. È vero che cercare di pescare la kill su Togge gli avrebbe permesso di poi cercare di ribaltarla un po' con Ferrothorn. Però comunque è davanti un Dragapult a più uno. Spettro tuffo che va nella slot di ottima Lapras, ottima. Pesca Dusclops. Ecco, crit, col crit, ma anche senza crit probabilmente non avrebbe magari fatto la kill, ma lo avrebbe rovinato. Sì, perché l'avrebbe probabilmente portato in range di Sand più Sludge Bomb.
di Among Us successivamente. O comunque di Dazzlinglim. Insomma, diciamo che la partita è stata interpretata molto bene da Briganti nel momento in cui ha capito di poter andare oltre il burn che gli sarebbe forse arrivato addosso, perché poi facendo tre, e dico tre, Dragon Dance è riuscito a sfruttare questo Dragapult che, come potete vedere, ha fatto letteralmente a brandelli il team di Ciccone. E non è mai facile fare a brandelli il team di Ciccone, perché al di là delle battute e degli scherzi, Andrea è appunto un giocatore che costruisce team molto solidi e quadrati, quindi onore delle armi ad Andrea Ciccone. Ma qui mi sento di dire che Emanuele Briganti abbia giocato veramente molto bene, mi è piaciuto tantissimo in questo frangente, Pietro. Eh sì, e qui Lapras protegge, arriverà le darts che vanno doppio nello slot di Ferrothorn, quasi danno irrisorio, e finalmente Dragapult cade dopo aver ricevuto 300 dot tra Sand, Burn e Life Orb. Cade, e qui però Energy Ball su Among Us, che addirittura arriva nello slot di Ferrothorn, giustamente era coperto dalle darts, quindi va a cercare di chippare un po' questo Ferrothorn. Qui tra l'altro dovrebbe toghe. Anche scadere il campo elettrico, quindi switching di toghe. Anche se avendo visto PS. Energy Ball, no? Non penso sì. Vada proprio di Spora, ma andrà direttamente di Energy Ball più Flamethrower. E Pietro, stiamo andando verso un 2-0 Travelers? Sugli spoons che abbiamo per le prime 4 settimane decantato? Eh sì, 2-0 Travelers, tra l'altro due partite molto belle, molto interessanti, con Briganti che secondo me è andata a scegliere un team, o comunque a costruire un team, proprio per andare a battere un... Attenzione, non arriva la kill, però ormai è tardi. Perdonami se ti ho interrotto, scusami, continuo pure il ragionamento. Sì, assolutamente. Qui non arriva la kill, però comunque, come stavo dicendo, Briganti è andato a prendere un team che ha nelle sue corde la possibilità di stallare e di stare dietro agli stall, e quindi contro un giocatore come Ciccone, se riesci a giocarlo bene, a non perderti tra i turni e a rimanere sempre concentrato, poi finisce la partita e te la porti a casa. Invece prima abbiamo visto, avete commentato te Agostini mentre io ero dietro ad aspettare il mio turno, una best of three tra Celia e Costi, Gianluca Grassi, molto interessante, è arrivata a G3 con due team molto simili che hanno fatto davvero la differenza sugli item. Quindi qui sono davvero delle partite studiate fino all'ultimo da parte dei giocatori, che cercano in tutti i modi di trovare le migliori risposte contro il proprio avversario. Qui Ciccone è andato sull'usato sicuro e Briganti è riuscito a prendergli vantaggio, a giocare bene, sicuramente si era preparato, me lo immagino nella stanza dello spirito e del tempo a giocare se stesso contro se stesso, Ferrothorn contro Ferrothorn, Duskrops contro Duskrops e a vedere fino a quanti turni riusciva a reggere. Qui ormai la partita è finita, Ferrothorn purtroppo non può reggere Flamethrower e neanche la doppia l'avrebbe salvato, quindi qui arriva Flamethrower. Qui arriva Flamethrower e quindi Briganti fa segnare sul tabellino 2-0 nei confronti di Andrea Ciccone, e sempre di 2-0 si parla per Travelers contro gli Spoons in questa prima puntata di semifinali. La seconda andrà in scena lunedì alle ore 18. Caro Pietro, la prossima partita fra Parente e Pero è pesantissima, eh? Tanta pressione sulle spalle del giovane Pero, perché se perde significa già salutare per gli Spoons il torneo dopo una cavalcata incredibile. Per carità, Travelers sono anche arrivati sopra addirittura in regular season, però sì. Qui sarà una partita difficile tra due giocatori giovani che ci hanno dimostrato di saper giocare in questo mondo, di saperci stare, di essere bravi in questo torneo, di fare ottimi risultati, di giocare sempre al massimo delle loro potenzialità. E qui
che vinca il più forte, ma qualora vincesse Parente sarebbe un po' un caporetto per questi Spoons, che erano partiti strabene, erano partiti forte, erano riusciti a dominare per intero la regular season, addirittura lasciandosi le ultime due week quasi di riposo, se vogliamo dirlo, e poi sono arrivati a questo punto un po' forse a corto di idee più che di energie, perché stiamo vedendo team costruiti bene, ma comunque team che ti aspetti dai vari giocatori, perché sappiamo Ciccone essere un giocatore costruito, stabile, quindi sai come andare a preparare il matchup. Sappiamo Segli essere un giocatore molto fantasioso, che però segue i trend del momento, quindi potevi aspettarti quel Gudra Confi, e qui vediamo come evolverà questa partita, perché mi aspetto delle belle giocate, soprattutto mi aspetto una partita tirata fino all'ultimo. Siamo già in team preview di Parente contro Pero, match importanterrimo. Da una parte Cicciot con un bel team, dall'altra Parente con un gran bel team, perché io vedo Kazam e Toxtricity e mi emoziono, caro Giorgio. Caro Pietro, oggi Giorgio, Emiliano. Giorgio. Vabbè raga, che te devo dire? Allora, sei spam, credo che sia la prima volta che lo vediamo all'interno di questo torneo. Correggimi se sbaglio, ma non mi sembra di averlo visto in queste due settimane di... No, Kazam in effetti non l'abbiamo... Kazam probabilmente... Ora sai, abbiamo visto talmente tante partite che onestamente mi metti in difficoltà, però... Tra l'altro devo dire che il Wise Glasses su Kazam è uno strumento che in realtà non si vede così tanto spesso. Cioè non è uno strumento così comune, forse più giocato in passato, ma negli ultimi Wise anni Wise Glasses aumenta del 10% esatto, la potenza delle mosse speciali. Quindi è una life orbita dei poveri. Sì, che non fa recoil e non ti locca. Solitamente viene preferito di più il Twisted Spoon. È il classico jet che quando non sai cosa dare, dai esatto. Quello. Qui vediamo Clefairy. Shifu, sì. Dusclops e... Anche te vedo, ti vedo bene. Te vedi Clefairy. Quindi, volevo dire Indeedee, mi è venuto Clefairy. Va bene, va bene. Indeedee e Cinderace. Qui Rob parte aggressivo, eh. Eh sì, qui Rob parte aggressivo, però cerca di coprire il suo Dusclops con comunque un Urshifu che costringe, se vogliamo, Parente comunque a targettarlo. Però vediamo Indeedee dotato di Imprison, e in team preview l'abbiamo visto essere dotato di Sash. Quindi qui la partenza è tutta nelle mani di Parente, e qui può arrivare tranquillamente un Airstream su Urshifu, che addirittura qualora non fosse Sash prenderebbe tranquillamente la kill, e poi va a bloccare soprattutto una Trick Room a quel Dusclops, eh sì. Che non è detto poi possa prendere la kill sulla Sash di quell'Indeedee. Mi immagino arrivare un Wicked Blow, ma non è detto che questo Dusclops sia dotato di mossa offensiva che non sia Nightshade. Non ho visto qui arriva per l'appunto un Airstream, guardiamo se è Sash. Sì, lo è. Quindi qui in realtà può arrivare allora il Wicked, però vuoi che magari non sia Sash? Io non l'ho visto volutamente, io non gli guardo gli oggetti in più, salvo che mi ci caschi l'occhio, non posso far finta di non vedere. Io varo invece. Qui in prison. Surging Strikes! Ah, ma sei quello acqua, maledetto. È quello acqua? E allora occhio, perché qui a Sash... Non te la serve. Metti, no, infatti. E non è che Parente è caduto nel nostro stesso tranello di. Si aspettava la mossa buia, invece si è ritrovato davanti alla mossa acqua. E qui arriva invece il Surging. Invece, ragazzi, la regia è omnisciente, ci dice: no, se ne è accorto. No, okay. Grazie. Okay. Grazie, Puzone. Ti voglio bene. Grazie. Allora, quindi qui arriva la Trick Room. Qui Urshifu fa bene, però sta sotto Toxtricity probabilmente. Sì,
Toxtricity che prenderà la kill. Comunque può arrivare un Aqua Jet comunque a cercare un po' di danno su quel Cinderace. Se ce l'ha! Se ce l'ha, giustamente. Comunque Cinderace che può tranquillamente fare danno ad Dusclops. Magari Dusclops con Will-O-Wisp, come abbiamo visto prima anche dal lato di Ciccone, potrebbe tranquillamente burnare Detect, che arriva giustamente forse alto. Ok, non l'abbiamo detto, caro Pietro, ma questo è un derby campano, eh? Eh sì, infatti è per questo che la regia è super presente. Parente Pero, ovviamente, il buon Pugione, non può non sapere vita, morte e miracoli di questo confronto. Qui G-Max Fireball da 160 fa male, mamma mia. Questi sono danni che spesso vediamo a fare mosse super efficaci su Dusclops. Sì, esatto. Esatto, caro Pietro. Qui un Pero un po' in difficoltà. Ha fatto una kill, ha messo distorto, però Toxtricity si gli ha un po' rovinato i piani, no? Vero? Esatto, non riesce a sfruttarla a pieno. Forse non ha avuto abbastanza coraggio di privarsi di questo Urshifu così precocemente per poi andare a cercare di sfruttare gli ultimi tre turni di Trick Room con uno Switch. Vero è che comunque riuscire a stallare la Dynamax a Cinderace è sempre una cosa abbastanza Split. Buona. Guarda là che prelievo. E anche secondo me non ha recuperato a sufficienza per reggere un overdrive più Fireball. No. Quindi abbiamo un doppio switch sul lato del campo di Pero e vediamo se adesso poi sui ultimi due Pokémon riuscirà a prendere questa doppia kill che gli serve per poi andarsi a giocare un 2 contro 1. Guarda, non è difficile, perché tecnicamente ha 3 turni di Dynamax, 2 turni di Trick Room e la Dynamax apparente è finita, quindi... Soprattutto un Torkoal. Può farcela. Ed infatti, Torkoal di per sé, la Eruption adesso prende doppia kill. Quindi... Il problema è che sotto Trick Room c'è anche Venusaur. Prende doppia kill, bisogna vedere, perché comunque Cinderace abbiamo visto ritornare di tipo fuoco. È quindi vero. Reggere. Bravo Pietro. Reggere l'Eruption. Però comunque è vero. Cinderace non è dotato di questa gran difesa speciale. Eh no, però la regge, hai ragione. E come se la regge? Hai ragione. Però potrebbe ovviare al tutto danni. Con una Dynamax. O con una Protect di Venu per poi cercare di Dynamaxarli in late game dopo. In realtà qui è aperta. Dipende tanto dal set di Torkoal, perché se ha Air Power e Dynamax a Torkoal può fare Max Quake nella slot di Cinderace e poi Air Power, tutto sommato prendendo il giusto su Toxtricity. Qui invece ci dimostra voler Dynamaxare Venusaur e allora forse, dico io, potrebbe arrivare anche una Mantigard, perché comunque Pyro Ball, Life Orb sotto sole fa male, eh? E infatti non arriva la Max Guard. E qui Toxtricity regge, come ci hai fatto notare, per essere tornato tipo fuoco. E di Pyro Ball fa malissimo. Maxos? Venusaur più lento di Cinderace a più 1, quindi siamo davanti a un Venusaur modest. Siamo davanti a un Venusaur non solo modest, ma Cinderace a più 1. Cinderace a più 1, caro. Ci siamo dimenticati che Cinderace a più 1. Comunque Cinderace a più 1 arriva a 182. Comunque 182 vuol dire che Venu non è max speed, perché Venu max speed sotto sole raggiunge 190. E qui Pero comunque se la porta a casa, però lascia dietro di sé un'informazione abbastanza importante. Ci arriva l'Eruption. Concordo, quoto G-Max Vine Lash, che comunque fa un pignone di danno. Eh sì, dopo e poi va giù anche col crit. Qui va giù anche non il campo. Fa abbastanza danno. Ma guarda che Alakazam, noi lo vediamo così abbastanza gracilotto. E lo è, ma sul lato fisico. Sul lato speciale non è malvagio. Poi per carità, vabbè, ha dei PS che. Quando Arceus distribuiva i PS, Alakazam era in fila alla mensa dell'attacco speciale, quindi in gelateria a prendere i cucchiai. E qui quindi, Kazam, vediamo. Simbolo dei
dei Carrards, degli Spoons, ma qui mi sa tanto che è game per vero. Sì. Anche perché adesso Veno è più veloce. E arriva il Vileshi che chiude la partita. Quindi Pero cerca un po' di risollevare la sorte dei suoi Spoons prendendo la kill su Kazam. Cicciot! E vediamo, perché comunque ora si porta in una bella situazione e se Parente non riesce a reagire potrebbe riaprire completamente una contesa che sul 2-0 dopo due game, così in rapida successione, poteva iniziare a pesare. Sì, sì, sì. Voglio ancora fare una battuta senza essere pesante. Nel match precedente eravamo ancora al turno 3-4 probabilmente, rispetto all'andamento di questa partita, perché Parente e Pero invece sono due giocatori molto arrembanti e lo si è visto, perché effettivamente 5 turni di partita, no? Bella anche questa. Questa però è un game, questo game qua è molto importante, perché Pero deve vincere, deve dare là la rimonta eventuale degli Spoons. Parente sta 2-0 in termini di squadra, ma è sotto. Ha però le capacità come giocatore per poterla ribaltare. Sì, soprattutto ha nel suo team un potenziale offensivo che può dare noia al team di Pero. Vediamo se riuscirà a sfruttarlo appieno, perché prima un po' forse il fatto di non sapere di che tipo sia quello Urshifu il lead può averlo lasciato pensare ad essere tranquillo davanti a un Duskrops in lead. Ora sappiamo non essere così, probabilmente vedremo un po' un adattamento diverso da parte di Pero in questa, di Parente in questa situazione. Comunque stiamo vedendo il trend di un Urshifu Rapid Strike un pochino in ascesa, no? Sì. Già il secondo in una puntata, dopo averne visti tre buio durante lo streaming dell'All-Star Game. E sì, Urshifu Water adesso sta uscendo, sta tornando un po' di moda Sand, stanno tornando un po' i Sun Team, quindi si pone bene in virtù appunto di questa omniscienza di Tidar. È letteralmente ovunque adesso. Ancora, e anche in questa partita, Urshifu Rapid Strike, ossia il Water Fight, dall'altra Dusclops, ma qui si cambia, non si va a mettere un Indeedee maschio per fare un imprison a questo punto inutile, ma si va a mettere dritto per dritto un Toxtricity. E qua, caro Pietro, attenzione, perché c'è una duplice possibile giocata di Parente, ossia Max Darkness, qualora ce l'abbia, su Dusclops, vedi, anch'io vedo i toghi, te vedi Clefairy, più Overdrive, oppure direttamente Ice Team più Overdrive. Però, questa l'ho vista, ha fatto Taunt. Taunt Toxtricity. Io sono innamorato di Parente. Lo ammetto, l'ho detto, va bene? L'ho detto. Che tra l'altro è molto affezionato su questo gangshot su Cinderace, l'abbiamo visto anche. Io sono innamorato di Robertino Parente. Sai, Taunt Toxtricity. Come giocatore, ovviamente. Giustamente. Comunque, Taunt Toxtricity è una cosa che sta un po' uscendo per via un po' della presenza dei tanti toghe, dei tanti feri. E sì, comunque sì. È una mossa filler che, qualora non sia dotato di choice item, può sempre far comodo contro appunto eventuali Dusclops, eventuali Among Us. Qui arriva l'Ice, giustamente Sash nuovamente toccata per Urshifu, e qui qualora arrivasse Strike viene nella giù probabilmente Toxtricity, però lascia dietro di sé un ricordino chiamato Taunt. Eh sì, che significa momentum, perché qui fare Overdrive sarebbe voluto dire sì, fa la kill, non perde Toxtricity, ma lasciare Trick Room e Momentum, sarebbe entrato Torkoal, eccetera eccetera. Quindi qua arriva Surging Strikes e invece la regge anche. Eh sì, di invece poco, invece la regge anche di poco, 50 PS circa. Ancora peggio la situazione, perché adesso c'è Overdrive G-Max Fireball, o magari addirittura Max Use per andare proprio a massimizzare i possibili danni di quel Toxtricity. Che gioia. Vero è che comunque
Non l'abbiamo ancora vista, però quell'Urshifu, ricordiamo, può essere dotato di acqua jet. Potrebbe, sì. È vero. Perché al contrario di suo fratello Buio, non imparando Sucker Punch, gli si preferisce comunque acqua jet. Vediamo, perché qui acqua jet potrebbe dare un po' di momentum a Pero, perché va a tradare comunque un danno su Duskrobs per un po' come Toxtris. Arriva il detect, e questo è un detect che fa più comodo apparente probabilmente, sì. Perché allora potrà fare male, snowballare successivamente. Qui arriva la rovesciata di Cinderace. Io penso Duskrobs abbia provato un Pine Split in credit la slot di Cinderace. A parte, no, che dico, Pine Split è una mossa di status, nonostante noi spesso e volentieri interpretiamo mentalmente una mossa di attacco, non può essere eseguita per gli Elite Out. Quindi ok, Nightshade, e allora no, a questo punto nuovamente un Airstream per andare sopra Venusaur. Però abbiamo visto non gli serva, perché sotto Trick Room Venusaur sotto Sole ha attaccato prima del suo Cinderace a più 1, quindi in realtà apparente ha anche messo in modo comodo, anche qualora ci sia dietro Torkoal Venom. Comunque Pyroball, qualora non missi sotto Sole a Venom, anche al Dynamax, alla Form Cinderace, i suoi danni tende a farli. Quindi stiamo a vedere, perché qui è difficile per Pero, uscirne. Eh sì, ci stiamo incanalando forse verso un G3. Arriva una doppia, però è inutile perché è stato per l'appunto targettato da Max Knuckle, quindi passerà la Prophet del solo 25% del danno normalmente realizzabile, ma trattandosi di un PS il problema non si pone. Io per Drive diventa single target e tira giù Duskrobs. Adesso a più 1, se Pero ha, e immagino ce li abbia, Torque Venus dietro, mette il sole e Pyro Ball sotto Sole, Life Orb a più 1, shot anche Giga Venus. Sì, se prima potevamo avere qualche dubbio, ma magari per qualche spread articolata, anche se difficilmente credo ci sia qualcosa in grado di reggere il coniglio a sotto Sole, no, sicuramente più a più 1 ci togliamo ogni dubbio. E poi Overdrive. E poi apparente altri due Pokémon. Eh sì, perché noi non ci scordiamo che questa è la lead di parente. No, qui penso, non è ancora detto, per l'amor del cielo, però penso che se dovesse vincere questo game lo dovrebbe probabilmente al taunt di Toxtris, che chiaramente ha messo in ginocchio il povero Pero, no? Eh sì. Forse non se l'aspettava, così come parente non si aspettava a turno 1 di vedere l'Urshifu Water. Infatti invece che col taunt era lidato con l'Imprisoner. Deve missare Pyroball. E poi perché ci sono davvero due Pokémon ancora dietro. Deve missare Pyroball, mossa da 90. 85, oddio. 90. Ora mi tradisce. 90, sai, 90. Sai, non giocandole queste mosse. Dovresti saperlo, perché così quando te le tirano contro sai fare il calcolo. Ricordo un video che ho girato con Cinderace, sono messo due Pyroball di fila quando ancora non aveva libero. Quindi tutto, no, ciao, ciao bello. Sono curioso di vedere il danno di Overdrive, forse questa è un'informazione che serve tanto. È anche grosso, a è un bel 75. Eh sì, questa è un'informazione che fa comodo anche a loro. Burning, però arriva Jealousy. Burning Jealousy che non prende la kill su, chiaramente, su Cinderace. E qua addirittura c'è Indeedee. Qui Pyroball più Expanding è brutta per Pero. Andiamo verso un game 3 probabilmente, ma attenzione perché davvero può arrivare il miss, quindi occhio. Eh sì, c'è da dire che comunque ultimamente stiamo vedendo tanti player scegliere questo Torkoal supporter con Burning Jealousy, Body Press, Yawn e Protect, come abbiamo visto nel match tra, se non sbaglio, Casini e Lux. Sì, sì. No, anche fra Giuseppe Alario. Fra Alario e Fuscam. E Fuscam, sì.
Sì, la legge di Murphy dice che nella situazione laddove tu abbia necessità di avere Vanyan Jealousy, ti risolve a giocare un Torkoal con Heatwave, e laddove ti serva fare danno, tu ti ritrovi nel set Vanyan Jealousy, quindi è un po' situazionale nell'uno e nell'altra. Diciamo che adesso hai l'opzione, prima non c'era. Qui Fireball non missa e quindi Venusaur viene grigliato da una palla di fuoco di Cinderace e si va a game 3 con quindi un game che potrebbe decidere a questo punto le sorti della contesa oppure rilanciare la sfida verso magari chissà un came back degli Spoons che finora hanno fatto un gran torneo così come i Travelers. È ovvio, non voglio dire appunto banalità, ma trattandosi di playoff di top 4, chi è arrivato qua è perché se l'è meritato. Sì, sicuramente, chi è arrivato qua sa come si gioca, sa come si prepara, però qui i Travelers stanno dando dimostrazione una vera, vera prova di forza, perché c'è poco da fare. Sono davanti 2-0 e sono a un game dal poter già pensare alla finale, che può sembrare poco, però fa tanto avere un weekend in più a disposizione dei propri avversari, perché comunque sappiamo che la partita tra Blasters e Cannons ancora deve arrivare al suo termine. Sebbene si trovino Cannons 2-0, però ancora è aperto, chiaramente. Eh sì, un weekend in più fa tanto, vuol dire non dover pensare quasi per nulla alle partite che stanno per arrivare. Può voler dire magari riposare, tenersi un team che si è preparato per comunque una week di semifinale, tenerlo in saccoccia per le finale, quindi può davvero significare tanto da ambo i lati. Quindi vediamo se Cicciot riuscirà a rialzare la sua squadra. Come scusa, chi è? Cicciot. No, è lì che sbagli, è Cicciot. Cicciot. Ah. È Cicciot. Ragazzi, scusate amici di VGC Campania, ma dobbiamo correggere Pietro per queste importanti fatto sta che qua Cinderace Toxtricity è buona forse ancora, però qua Pero sa di Taunt, quindi potrebbe Pero ban pronti via a partire di Venusaur Torkoal. Potrebbe comunque si rischia una Dynamax di Toxtricity, a meno che Venus non sia dotato di Earth Power. Però l'abbiamo visto non essere Life Orb. Però neanche Sash. Quindi forse il set Wide Lens. Perché chi la Sash ce l'ha Urshifu. La Life Orb ce l'avrà Cinderace, immagino. Cinderace difficile sia del game. Sprovvisto sì. Di Tailwind e con davanti un Dracovish. Molto presumibilmente Scarf. Questa è una partita dove la tensione si taglia a fette. Sì, c'è da capire lo strumento di quel Venusaur. Venusaur Grimmsnarl, quindi non va di Torkoal, se lo tiene dietro probabilmente per un possibile switch. E ancora Cinderace Toxtricity. Allora, qualora Venu Dynamaxasse e entrasse Torkoal, comunque non avrebbe kill power su Cinderace, soprattutto non avrebbe la possibilità di sporarlo e quindi di metterlo a dormire. Quindi è un po' una scelta da fare. Vero è che senza sole probabilmente Venusaur può reggere una G-Max Fireball, e qualora Grimmsnarl fosse dotato di Fake Tears potrebbe essere un turno 1 ottimo per Pero, che andrebbe a prendere una kill fin subito sul Dynamax. Dall'altra parte vero è che entro in DD. Il tuo ragionamento non fa una piega, però c'è in DD e in DD blocca Fake Tears e qui non abbiamo visto lo switch out di Grimmsnarl. Scusate se la seguo un po' in silenzio, ma mi sto un po' immedesimando anche data l'importanza della partita. Qui Grimmsnarl, bisogna vedere se caro Pietro c'ha Thunderwave anche.
Ma essendo entrato in Didi col campo psico, non può fare molto. Lo so, però bisogna vedere se avendola l'ha tentata, perché potrebbe essere un rovinoso errore. O una giocata da tutto o niente, avendo visto che in Didi è stato portato comunque in due game di tre. Qui arriva Maxgard, va di Reflect invece. Ok. E la Fireball va sul Veno. Quindi 0-0 parla al centro, ma c'è un Reflect. Ma c'è un Reflect, ma non sottovalutiamo il danno di Quake. Di. Perdonami, Expanding Force. Di quelli in Didi. Su Venus è un ottimo danno. Così come vediamo avere Hyper Voice, quindi potrebbe anche fare Hyper Voice più attacco su Grimmsnarl, però a questo punto Venusaur immagino che vada ad attaccare. Allora, non è una bella situazione per Pero, eh no, ha davanti due Pokémon che fanno male e soprattutto dal suo lato del campo non ha la threat per possibile. Eh no, poi quindi... esatto, poi guarda cosa succede. Adesso Ice Stream più Expanding. Infatti Veno deve lasciare il campo. Veno deve lasciare il campo. E qui si fa in salita per Pero. Eh sì, perché non si gioca una Dynamax. Entra Dusclops, che per carità sotto Reflect regge, ma comunque prenderà un gran bel danno. Arriva anche Light Screen. Sì, però sta cercando di mettere un po' di pezze a una lead, forse ancora una volta presa da parente. Comunque quella Maxgard l'ha mandato molto indietro coi turni. Einstein non fa nulla a questo Dusclops. Però ricordiamo che quell'Indidi è dotato di Imprison e di Sash. Quindi neanche la Trick Room è una possibile out per Pero. Addirittura potrebbe bastare Fireball più Expanding Force nello slot di Dusclops. Grimmsnarl qui è in una situazione dove non può fare nulla. No, Grimmsnarl adesso è un po' inutilotto. E il maggior power di della G-Max potrebbe effettivamente, da 160 contro 130, potrebbe fare la differenza su Dusclops, anche se non ne sono convinto. Penso che sia la stessa valutazione che sta facendo parente. Potrebbe addirittura pensare di fare Imprison. Timer! Vediamo, mossa all'ultimo secondo. Dusclops Timer aveva fatto Imprison. E se fosse arrivato Timer, vuol dire che è arrivato Expanding Force. E paradossalmente, per lo switch che è arrivato di Pero, potrebbe quasi essere meglio. Attenzione. Quindi... arriva Thunderwave, che può arrivare a questo punto, essendo Cinderace tipo volante. E infatti arriva l'Expanding. E questo su Torkoal fa malissimo. Ottima mossa non voluta da parte qui di Rob. Qui parte e fa male. Ok, c'è il light screen, ma sarà un gran bel danno alla faccia. E qui Expanding più mossa continua a mietere. Sì. Eh sì, anche perché ora l'Expanding le tira anche a più uno, quindi... ma ti dirò, converrebbe forse provare una Hyper Voice. Dipende. Allora, qui parente può scegliere. Se tira giù Grimmsnarl, allora ci si locca su Hyper Voice. Cioè, ci si locca, non ci si locca, perché non è, cioè, sì. Oppure si va ancora di Expanding. Grimmsnarl però rimane lì. E dipende poi al Cinderace prendere o meno una paralisi. Fatto sta che la partita la sta facendo parente con un Pero che sta continuando di rincorrere, ma il tempo scorre e i danni arrivano turno dopo turno, quindi deve in qualche maniera fare presto, se no non solo non riprende più la partita, ma gli Spoons vengono eliminati dal torneo abbastanza a sorpresa, non tanto perché i Travelers non siano in grado di farlo, ma 3-0 sarebbe sicuramente una sorpresa. Che arriva, sì, 3-0 sarebbe pesante. Vediamo. Viene provata la Pyroball. Connette su Grimmsnarl.
Però probabilmente la mossa più safe da parte di quel Sindaris. Eh sì. Gunshot, high jump kick, bounce e pyroball. Questo è un Sindaris per chi non ha paura. È il Sindaris che deve fare 3 turni di Dynamax, poi basta. L'obiettivo è quello. Poi se resta, spamma qualche danno se capita. Secondo me viene visto molto in quest'ottica. E qui Venu è in una bella posizione, tra virgolette, qualora avesse avuto ancora la Dynamax. Ora... o qualora avesse avuto una Sash. Qui ha +1 di attacco speciale, ha +1 di speed. Expanding Force è la gioia per Parente e per i Travelers, perché può addirittura prendere praticamente la doppia. Perché non ti dimenticare che il danno su Torkoal era arrivato senza il +1, appunto. Adesso Indidi ha +1 e Expanding qui fa malerrimo. Venusaur potrà proteggere, immagino. Forse provare uno Sleep Powder per cercare di andare a favorirsi un po' con i turni di paralisi. Però ecco, c'è da andare a prendere un po' di percentuali. Torkoal lascia il campo ad Ascleps. Giustamente, perché non può rimanere senza sole quel Venusaur Protect. Sole che probabilmente andrà a scadere proprio adesso. È che qui Indidi c'è ancora il Light Skin, ma sono pronto a scommettere, sarà comunque capace di fare dei gran bei dannazzi. Cioè, fare 40% per cento ad Ascot sotto Light Screen vuol dire... Eh sì. Vuol dire tanto, vuol dire essere dotati di un output offensivo notevole. Vero è che ora il campo va via, Expanding Force diventa single target, però comunque non è in una bella posizione qui. Però deve davvero riscolare il fondo del barattolo e sperare in almeno uno, se non due turni di para di quel Sindaris. Senza poi dimenticare che dietro c'è sia Toxtricity sia Kazam ancora da prendere. Qui io la vedo difficile. È vero che Expanding Force non è più spread, però qui arriva probabilmente su Veno. No, va su Dasco, non vuole la Quick Room. Giustamente, si affida al Pyroball da parrato. Arriva però prima l'Air Power, che prende la kill. Il problema però è che ora questo manca... Indidi. Eh sì, più che altro c'è l'ultimo turno di Trick Room adesso. E poi c'è il signor Kazam. C'è il signor Kazam, quindi dovresti cercare di fermare il più possibile quell'Indidi. E poi sperare di reggere un colpo di Kazam e poi andare di Heatwave sacrificando Venusaur. Qui difficile, spunza un passo dall'eliminazione. Sì, anche perché ora giustamente Rob sacrifica il +1 in attacco speciale per poi resettare il campo una volta finito il Sun, che finirà al prossimo turno. E direi che quell'Indidi basta da solo per prendere kill su kill continuamente. E probabilmente sarà proprio un Alakazam, guarda le volte, la poesia. A finire gli Spoons. Al finire il torneo degli Spoons. Però, stiamo a vedere. Never say never. Io l'avevo detto a Pero di giocare del mais. Giustamente entra Toxtricity, che comunque sta comodo a meno di eventuali Earth Power in Predict, e poi il sole finirà prossimo turno. Sludge Bomb che entra su un veleno, Burning Jealousy, che fa comunque un gran bel danno, però finisce il sole. Adesso Venusaur è più lento di Alakazam. E qui io immagino expanding più switch in. Esatto. Chiude la partita. C'è ancora light screen. Però parlando di Kazam. Stiamo parlando di Kazam sotto campo con la Wise Lens, che è un ulteriore 10% di output offensivo. Comunque, Venu, anche se restasse con poco HP. A meno di Lich Seed, qualche strano set,
non credo possa riaprire questa partita. Qui però ci pensa, cerca un po' di risollevare le ultime speranze che ha, ma bisognerebbe sperare che il Torkoal possa reggere così come Venu e poi cercare di giocarsela anche con quei pochi PS rimasti. Però qui arriva l'Expanding Force, che non prende la kill su Venu, ma la prende su Venu, e si rivela forse un po' tardivamente lo strumento di questo Venusaur, che è appunto una weakness policy. Allora questo mi fa capire ancora meno la giocata turno 1 di Pero nel proteggere facendo max guard. Era weakness policy, sapeva che molto probabilmente gli sarebbe potuto arrivare una fireball in quello slot, poteva fare max guard per poi giocarsi dopo lo switch in di ha avuto di paura probabilmente anche dell'expanding di Indeedee, penso. Indeedee che è entrato in switch in, però. Ah, ok. Cioè, prima c'era Toxtricity. Ah, tu parli T1 proprio. Hai ragione. Sì, sì, turno 1. Signori... Invece di andare a fare max guard per poi switchare, poteva fare protect, farsi proccare la weakness, poi entrare con Torkoal. Forse un Venusaur più 2 avrebbe messo un po' più di pressione su un possibile Cinderace, che comunque non è andato di mossa volante per paura di Grimmsnarl. Assolutamente. È vero. Sì, la weakness policy non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo, e vedendola, sì, hai ragione, forse avrebbe potuto provare a incassare e poi rispondere doppiamente potente al fuoco. Fatto sta che è stata veramente una bella best of 3. I Travelers battono con un secco 3-0 gli Spoons. Noi vedremo e godremo comunque, perché saranno partite di alto livello lunedì, le altre due partite che completano il quadro, ma abbiamo già una prima squadra finalista di questa prima edizione della PTC, e sono i Travelers. Gli Spoons escono dal torneo, personalmente penso di poter dire assolutissimamente, a testa alta, e lo fanno con quantomeno la consolazione di essersi portati a casa il premio MVP nella persona di Roberto Ceglia, di aver visto tanti bei giocatori all'opera. Carrer, Ciccone, abbiamo visto anche un astro nascente probabilmente come Francesco Piopero, che rappresenta una delle gemme più interessanti del panorama italiano per quanto appunto concerne le nuove leve, così come Roberto Parente. A questo punto attendiamo lunedì per vedere come andrà la sfida che è ancora in ballo, quella fra Blasters e Cannons, per scoprire chi sfiderà i Travelers a questo punto in finale. 3-0 non me l'aspettavo. 3-0 neanch'io. 3-0 è un passivo davvero pesante, soprattutto se poi pensi che è accompagnato da un 2-0 Cannons. Quindi qui le partite si stanno mettendo già in un modo ben delineato. Vediamo se i Blasters riusciranno a rialzare la testa. Sarebbe un po' inaspettato, se vogliamo dirlo, perché a inizio anno avevamo tutti decantato le lodi di questi Blasters e questi Spoons, che hanno fatto un ottimo, ottimo, ottimo cammino e percorso, però si ritrovano in top 4, ai playoff, una già fuori dopo tre partite e una sotto 2-0 dopo due. Sì. E qui bisognerà vedere come va. Sai, ogni è un po' banale quasi da dire, ma ogni partita e quindi ogni sfida alla fine è a storia a sé. E qui i Travelers hanno dato, secondo me, prova di testa bassa e lavorare senza niente togliere agli Spoons, che secondo me sono stati la squadra forse che è riuscita a fare più gruppo in questa competizione dal punto di vista della cooperazione, senza nulla togliere alle altre, chiaramente. Però, insomma, sono usciti prestigiosamente in top 4. Qualcuno doveva uscire. Quello che appunto volevo sottolineare è che non mi aspettavo un netto e sonoro 3-0. Cioè, io mi potevo anche aspettare tranquillamente i Travelers che battono gli Spoons, perché sono una super squadra, ma non mi aspettavo così un 3-0, proprio liquidati questi Spoons. Stiamo a vedere se a questo punto l'orgoglio di Capitan Carrer lunedì eviterà il cappotto, ma io penso, insomma, che l'impegno ci sia tutto. Fatto sta che, caro Pietro, ci salutiamo dandoci appunto con l'appuntamento di lunedì, per l'appunto con dei Travelers già in finale
e una partita ancora aperta, ossia quella fra Blasters e Cannons, che finiremo di godere insieme lunedì ore 18. Pietro, sei stato un ottimo compagno di viaggio per questa seconda parte. Io quindi direi di salutarci e ci rivediamo per la seconda puntata di queste semifinali lunedì, nonché penultima puntata assoluta, perché poi ci sarà la finalissima. La gran Ciao a tutti, ragazzi. Esatto. Buona serata, ragazzi.